Buonasera, eccoci. Buonasera, benvenuti a tutti, grazie di essere qui, grazie al Teatro Blu che molto gentilmente ci ha accompagnato alla realizzazione di questa serata e grazie ovviamente a Corrado Malanga che per noi è sempre un grande piacere come casa editrice. Per noi poter contribuire alla diffusione delle sue idee e vedere realizzato il suo lavoro. Questa sera, come ha detto la mia collega di Roma, stiamo presentando un libro che nasce da una conferenza, che c'è stata a Roma e si è materializzato, tra virgolette, questo libro. Allora questo per noi è come un simbolo, un piccolo simbolo di come effettivamente la materializzazione di un mondo felice sia possibile, stia cominciando ad effettuarsi. E poi è bello vedere come siamo testimoni della coscienza stessa che attraverso la conoscenza di se stessa sta iniziando a produrre delle idee per un'evoluzione dell'uomo felice. Quindi grazie ancora per essere qua, vi dico solo una cosa tecnica e poi lascio la parola a Corrado. Ci sarà un momento per le domande verso la fine, vi chiedo di rispormi in fila da questo lato perché siete in tantissimi e io vengo qua e vi do il microfono. Grazie a tutti, Corrado, a te la parola. Sì, che dire... abbiamo fatto, stiamo facendo questa specie di tour che ci vedrà un po' impegnati la settimana scorsa a Roma, ora qui siamo a Milano, poi a Torino, poi a Lugo. Sono quattro puntate in cui io avrei intenzione di sostanzialmente dire quattro cose diverse, cioè anche perché a me non mi piace, a me non mi. Non piace ripetermi, sarebbe inutile e palloso. Per cui l'argomento ovviamente è il cosiddetto mondo felice, vedremo di strutturarlo bene, ma mentre ho fatto un discorso tipo introduttivo a Roma, dove si definiva questo mondo felice, che ora poi ridefiniremo brevemente anche stasera, e, ho dato i canoni, una parola grossa, insomma, ho cercato di far capire qual era la mia idea di questo mondo felice, perché, insomma, cosa bisognasse fare, per qual è il modus necessario per potersi porre di fronte alla soluzione di questo problema. Magari questa sera mi piacerebbe affrontare il problema da un altro punto di vista, cioè chiediamoci perché è necessario un mondo felice, perché? Questa è la domanda iniziale. Tutte le volte che si fa che si esamina una questione, se uno non si pone bene la domanda iniziale non riuscirà mai a trovare una soluzione. Questo è anche un atteggiamento di tipo scientifico. Bisogna fare, cioè, delle ipotesi di lavoro. Se non si fanno delle ipotesi di lavoro, non si riesce neanche a costruire delle teorie e a verificarle, perché le ipotesi vanno verificate. Quindi questo vuol dire, prima di diventare teorie, che le ipotesi me le devo fare. Tantissimi anni fa, quando io facevo parte di una cosa tremenda che si chiama tuttora, ahimè, Centro Ufologico Nazionale, era venuto fuori il discorso che l'ufologo non poteva farsi delle idee, doveva solo analizzare le cose e guardarle così come sono, ma non dovevi fare nessuna ipotesi. Allora si studiavano gli UFO, si potevano fare delle ipotesi, ma gli UFO saranno? No, perché se ti fai un'ipotesi allora il tuo cervello è già predisposto a credere che tutte le cose che verranno fuori andranno nella direzione. No, quello è un qualcosa che non è vero, l'ipotesi te la devi fare. Perché se non fai l'ipotesi non andrai mai avanti. Infatti loro non hanno fatto ipotesi e sono rimasti lì. Questo non vuol dire che noi siamo andati avanti, o meglio sì, noi siamo andati avanti, non è detto che siamo andati avanti in una direzione
precisa, corretta, giusta, però siamo andati avanti. E l'idea fondamentale che probabilmente siamo andati anche nella direzione giusta ce la dà il concetto di entropia. L'entropia aumenta sempre, la coscienza è legata all'entropia, quindi se non siamo più quelli di 10 anni fa, non possiamo essere peggio, siamo sicuramente meglio, magari di poco, magari qualcuno non sarà di questo avviso, ma se noi siamo cambiati, si cambia sempre in meglio, non si può cambiare in peggio. Questo non lo dice la filosofia, non lo dice la New Age, lo dice il secondo principio della termodinamica, al quale io devo dire, credo fermamente, ma non perché abbia sostituito tecnicamente il secondo principio della termodinamica al posto di Dio. No, in realtà ni, perché c'è un lavoro scientifico che è stato pubblicato qualche tempo fa, di recente, mi sembra nel 2014, di filosofia della scienza, su una rivista scientifica, che parla del rapporto che c'è tra Dio e l'entropia. E siccome noi ci interessiamo di queste cose, siamo andati a leggere questo libro, questo articolone gigantesco. E che cosa si evince? Si evince che l'autore di questo libro, di questo articolo, dice il problema è il seguente: è nato prima Dio o l'entropia? Perché se è nato prima Dio, ha creato una cosa, l'entropia, che lo autodistrugge. Se è nata prima l'entropia, allora l'entropia è Dio. In tutti i casi, chi comanda è l'entropia e Dio non esiste. Questo è in pochissimi secondi quello che si evince da questo lunghissimo articolo. Quindi non è che io ho voluto sostituire l'entropia e dargli il posto di Dio, non ce n'era bisogno, perché l'entropia è la coscienza, è la misura della coscienza, è la consapevolezza, e qui facciamo un primo step, poi vi dirò dove arriviamo al mondo felice. Nelle formule di fisica, di termodinamica, quando si parla di entropia si parla di delta S. Delta S, cioè la differenza di entropia S che c'è tra un evento, un istante, un momento e dopo. Quindi comprendete subito che non si misura l'entropia in assoluto, che non si può misurare, ma si misura una differenza di entropia tra un momento e l'altro. Tra quando andavo a scuola e ora, il delta S è un numero. Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che, visto che davanti al delta S c'è un segno meno, che ha una caratteristica fondamentale, vuol dire che quando andavo a scuola ero molto più incosciente di ora. Ho imparato più cose, ho acquisito più consapevolezza di me, quindi ora sono uno che in qualche modo si è avvicinato nel suo percorso allo step finale, quello dove il delta S sarà massimo dall'inizio dell'universo a ora, che è la fine dell'universo. Quanto vale il delta S? Il delta S vale infinito, perché il delta S alla fine dell'universo è zero. Il delta S all'inizio dell'universo è meno infinito, cioè una misura piccolissima, quindi zero, meno infinito, e fa infinito, Cioè la quantità di consapevolezza, cioè di capacità di capire che chi io sono, è infinita. Ma questo è il delta S, cioè la consapevolezza che io è, la misura della coscienza. Perché la coscienza sostanzialmente non è misurabile, perché è sempre zero. Pensate, uno pensa, la coscienza sarà un miliardo. No, zero. La coscienza, in questo contesto, l'entropia è una curva che va da meno infinito a zero. Nell'altro semiuniverso va da più infinito a zero. È sempre più infinito, meno infinito fa zero. Zero, 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 zero. Vedete che è sempre uguale. La coscienza è una costante. La coscienza totale di tutto l'universo, del nostro semiuniverso e di quell'altro, è sempre zero. Però nella nostra semiparte noi crediamo, e la termodinamica ce lo dice, che il delta S vari sempre e va sempre nella direzione dell'aumento. Che cosa vuol dire questo? L'aumento del delta S, cioè della consapevolezza, prevede che io raggiunga l'idea che sono veramente Dio alla fine.
perché io e la coscienza siamo la stessa cosa. Siamo la coscienza, siamo Dio. Questi numeri fondamentali che noi troviamo nei lavori di fisica quantistica ci dicono un concetto fondamentale. Non c'è niente da fare. L'entropia aumenta sempre e con l'entropia la coscienza, cioè non possiamo tornare stupidi, se mai stupidi siamo stati. Ma questo vuol dire anche un'altra cosa da un punto di vista sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli sforzi che i nostri governanti vogliono fare, che gli alieni vogliono fare per mantenerci a un livello di consapevolezza basso, necessario perché qualcuno mantenga lo status quo, cioè il proprio potere, tutti questi tentativi sono fallaci, non funzioneranno. Nella migliore delle ipotesi, questo è fondamentale, qualsiasi tipo di situazione di questo genere produrrebbe un rallentamento molto elevato del cambiamento di entropia, cioè si va avanti così farraginosamente, piano piano, più prima di capire le cose, per cui i tempi si allungano, ma non si può fermare l'entropia. Quindi, da subito, la bella notizia è: finisce bene. Ma non è male sta cosa, perché sì, certo, sarà un casino, dovrò andare dal dentista, spendere un sacco di soldi, ma alla fine finisce bene. Ecco, mettiamola così. Ci sarà anche un aspetto, un livello di sofferenza, di cose, finisce bene. Quindi, io il mondo felice lo posso volere, posso non volerlo, non me ne può fregare niente, posso anche contrastarlo, ma tanto quello succede lo stesso, anche se io non voglio. Allora, questo lo dico per tutti coloro che fanno della loro vita un processo contratermodinamico. Cioè che non hanno voglia di costruire quella cosa che io ho identificato in modo semplice come mondo felice, ma che in realtà è l'istante in cui l'entropia sarà zero e il delta S sarà infinito. A numeri si dice così. Allora, vediamo un po' nel sociale se questa cosa ha una ragione di essere, perché sì, la chimica fisica non ci piace tanto, la fisica lo stesso, però chi non è addentro ai numeri, come fa a vedere di giorno nella sua vita le cose come stanno andando? E quindi la domanda che io mi sono subito rivolta all'inizio è: ma perché dobbiamo romperci le palle nel creare un mondo felice? Tanto c'è stato un bischero, io, che ha detto che comunque andiamo in quella direzione, allora lasciamo che le cose vadano come devono andare. La risposta è duplice, c'è una risposta semplice che vi do subito e una risposta complessa che durerà un po' tutta la serata. La risposta semplice è: ma siccome dobbiamo finire bene, tutto finisce bene, la consapevolezza sarà acquisita totalmente, la coscienza torna ad essere quello che era, benissimo, o perché dobbiamo aspettare un altro miliardo di anni? Non si può, fa subito. Allora, in questo contesto, non si può far subito, c'è dentro di noi a livello psicoanalitico di massa una cosa importante. Ma te lo vuoi fare subito? Perché se lo vuoi fare, lo devi fare, perché l'esperienza passa attraverso il fare, non guardando la televisione quello che fanno gli altri. Quindi ti metti nella condizione dentro di te che questa cosa va fatta con le tue manine, cioè ti devi impegnare a fare qualcosa. Se non fai niente, tranquillo, perché tanto succederà lo stesso. Ma se non fai niente, in questo mondo ci viviamo miliardi di anni. Cioè, te e i tuoi specchi e tutti gli altri esseri a cui noi siamo collegati. Un cammino difficile, lungo, periglioso, complicato, benissimo. Ma se noi possiamo invece di fare l'università in 5 anni, che non la fa più nessuno in 5 anni, in 7, 8 anni, non è meglio farle 5 anni, cioè facciamo la riforma dell'università e cerchiamo di farle 5 anni, però va fatta la riforma dell'università, e per fare la riforma dell'università come si fa? Bisogna subito andare a cagare sulla scrivania del rettore, perché se no non si fa. Dice: ma lo studente mi disse una volta, ma dopo viene la polizia. È certo che viene la polizia, se vuoi fare la rivoluzione, se no la rivoluzione si fa così.
si fa mettendo te stesso in qualche modo. Te devi rischiare qualcosa nella vita, perché non puoi dire armiamoci e partite, perché allora cosa succede? Eh no, succede che l'esperienza poi te non la fai, fai come fa l'alieno, e l'alieno si vede benissimo cosa fa. L'alieno fa fare le guerre agli esseri umani perché lui non si vuole sporcare le mani. L'alieno è l'alienato. Dal presidente degli Stati Uniti a qualcun altro. La guerra la fa fare agli altri. No. Perché mi devi mettere le zampette, le manine, le tue manine nell'America Latina? Stacchi a casa tua. No? Voglio dire, no, quelli di America Latina si faranno la loro esperienza da soli. Te, non è che ogni tanto passi di lì e ti organizzi due o tre colpetti di Stato, perché non si fa così. Ecco, gli Stati Uniti fanno così, ma lo fa anche la Russia, no? Quindi, voglio dire, non c'è niente di male, basta saperlo, però. E ovviamente te ti fai che cosa? La tua esperienza non te la puoi fare rubando l'esperienza degli altri. Cosa faceva l'alieno? L'alieno veniva qui e ti prendeva la tua esperienza, perché lui aveva paura di morire. Ma hai paura di morire e quindi rifiuti l'esperienza della morte. Ma l'esperienza della morte è legata al comprendere che la morte non esiste. Se te non fai l'esperienza della morte, non lo capisci. Questo è il motivo fondamentale del perché siamo venuti qui, a costruire un mondo felice e a comprendere che la morte non c'è. Ma per capirlo lo devi fare, questa esperienza, perché sennò non lo capisci, non c'è niente da fare. Io sono un docente di chimica, vado a lezione, sulla lavagna scrivo delle formule. Nello scrivere queste formule io rifaccio, rivedo, rivivo esattamente quelle reazioni che sto scrivendo sulla lavagna quando le facevo in laboratorio. E in quel contesto succede un'altra cosa, che io comunico attraverso questi metacanali coscienziali, che sono sostanzialmente per la programmazione neurolinguistica il 97% della comunicazione, il 3% solo è comunicazione orale, il 97% è la mia coscienza che in qualche modo parla con la tua. E io allo studente gli comunico quella che è stata la mia esperienza mentre facevo la reazione. Ci piangevo io quando le reazioni non venivano, ma nel vero senso della parola. C'era un contributo emotivo nel lavoro che facevo che io trasponevo poi alla fine in aula agli studenti. Perché se non fosse così, lo studente potrebbe stare a casa da solo e leggersi il libro. Io cosa gli racconto? Il libro. Che differenza c'è? O vogliamo fare come Brian Weiss, che ti mette in ipnosi col disco. Te senti la voce di Brian Weiss e vai in ipnosi. Sto par di palle. Non funziona così. Te sei il medico, c'è il paziente, si deve creare una relazione tra medico e paziente, perché se no non funziona. Ecco, c'è anche una forma di entanglement tra queste due cose. Quindi devi fare l'esperienza, tutto questo lo dico perché devi fare l'esperienza. Quindi mondo felice ci sarà, benissimo, perché mi devo rompere le palle? Il mondo felice ci sarà, ma perché viviamo, ci arriviamo prima, giochiamo prima con la nostra creazione, l'abbiamo fatto noi l'universo, ma nel fare questo non posso assumere l'atteggiamento che assume l'alieno, l'alienato, cioè te lo faccio fare a te, io sto a casa, poi mi vieni a raccontare che cosa hai visto. No, non funziona così. In questo contesto è evidente che il Clear Record Test Dinamico Flash, non a caso in questo librettino, c'è ovviamente il nocciolo fondamentale, che è il Clear Record Test Dinamico Flash, che è quel metodo, quella simulazione mentale attraverso la quale ognuno di noi parla con la sua coscienza in qualche modo, la costruisce attimo per attimo. Il Clear Record Test te lo devi fare da solo, perché se tu lo fai con un altro, stai nella migliore delle ipotesi, stai utilizzando la coscienza dell'altro. Torni a casa e i tre sferti si spanno un'altra volta. Perché tu non hai fatto la tua esperienza, tu ti sei fatto guidare dall'esperienza di un altro. Questa è la migliore delle ipotesi. Poi, se l'altro ti fa il TCT, il Clear Record Test, bisognerebbe che fosse una persona che avesse consapevolezza di sé.
ma sa consapevolezza di sé, sa che non te lo deve fare a te il TCT. Quindi state attenti e state lontani alle persone che vi dicono ti faccio il TCT, anzi se mi dai un po' di soldi sono più contento. Così come il problema delle ipnosi. Perché non si fanno più le ipnosi? Perché ognuno deve lavorare da solo su se stesso. A cosa servono oggi le ipnosi? A dare 160 euro a uno che si chiama Rifasi. Perché gli devo dare 160 euro? Me li do io a me, 160 euro. No? Non riuscirò a fare il TCT, ma ho 160 euro di più. Allora, perché dobbiamo disprezzare tanto, tra virgolette, diciamolo, la società in cui siamo? Perché questa società in cui siamo, che è lo specchio della situazione alienologica, noi arriviamo a parlare di questo perché abbiamo studiato gli alieni. Studiando gli alieni abbiamo capito che per capire gli alieni dovevamo capire come era fatto l'uomo. Quindi abbiamo capito che l'alieno era uno specchio esterno a noi attraverso il quale noi avremmo dovuto comprendere le cose che di noi non abbiamo capito. Funziona in questo modo. Se io sono un pittore e faccio un quadro, il pittore mi dice, qualche tempo fa, io ho fatto questo quadro e l'ho messo lì, alla parete, lo guardavo, è come se questo quadro mi dovesse dire qualcosa, ma io non capisco, cosa mi vuol dire questo quadro? E io gli dico, guarda, è semplice, te hai fatto il quadro, che cosa dice la psicologia? La psicologia, la psicanalisi dice che tu hai estroiettato fuori di te stesso, quindi te non riesci a vederti dentro di te e quindi lo tiri fuori. Quella è la tua opera, ma sei di più, sei te, quello lì. Però non sei la tua parte armonica, sei la tua parte disarmonica. Questo è quello che io dico di più. Cioè, nello specchio che noi vediamo fuori, sovente, c'è quella parte di noi che non è armonica con noi. Non essendo armonica con noi, noi abbiamo bisogno di estroiettarla fuori perché abbiamo, la nostra coscienza spera, che almeno da fuori si veda meglio che cosa c'è di te che non va. In quel contesto l'autore del quadro vedeva, non riusciva a vedere nel quadro la parte disarmonica di sé perché non ne aveva consapevolezza. Ed era giusto che non riuscisse a vederla ed è anche giusto che lui facesse questi quadri, tutti uguali, e li farà ancora per tutta la vita fino a quel giorno in cui non ti farà, ecco che cosa vuol dire questo quadro. E in quel momento si è liberato del suo problema, ha compreso, e farà quadri diversi, ma non più quello lì. Quindi noi dobbiamo partire dall'idea che l'osservazione degli altri è fondamentale. Cosa c'è che non va in questa società? Prendiamo spunto dalla vita quotidiana. Nel fare questo dobbiamo osservare gli altri e comprendere come ci sono delle misinterpretazioni incredibili nella realtà. Per esempio, noi abbiamo un codice civile, che è bello grosso. Noi siamo una delle società, la società italiana, la Repubblica italiana, che ha un codice strutturato tra i più evoluti del mondo. Perché lo identificano come un codice evoluto? Ci sono le regole. Perché si struttura talmente tutto quello che te devi fare attraverso queste regole e si cerca attraverso queste regole di evincere attraverso anche quello che è il codice penale, quello che te non puoi fare per mantenere una società in equilibrio, che si è strutturato talmente tutto, che non si capisce come mai il corrispondente codice americano c'ha pochissimi articoli rispetto a quello italiano. E perché il legislatore italiano ti dice? Perché il nostro codice è il più evoluto. Allora, e te credi a questa misinterpretazione? Io ho un'altra ipotesi di lavoro. Il codice è più evoluto, cioè ci sono più regole, più cavilli, più sottoregole. Perché? Perché il popolo italiano trova sempre il modo da fregarti. Cioè, tu più sei incivile, più sei incolto, più sei stupido, più sei ladro e più hai bisogno di costruire nella tua società un codice che ti leghi le mani perché sennò veramente è la fine. Allora noi abbiamo un codice strutturato, evoluto tra virgolette, proprio perché siamo un popolo di furbacchioni. Allora,
noi crediamo di avere un codice, quindi di seguire delle leggi perché siamo più evoluti, o abbiamo un codice che ci dimostra che siamo solamente più ladri? Ho il tremendo sospetto che la seconda che hai detto. Questa è una misinterpretazione della realtà, però chi comanda ti dice il contrario. La scuola. Tu vai a scuola e che cosa ti dicono? Che se sei bravo prendi i bei voti. Oh. C'è scritto dappertutto, te lo dice il professore, la mamma ti dice hai preso 8, dovevi prendere 10. Sarà che io sono sempre stato uno studente schifosissimo, che prendeva dei voti schifosissimi. Pensate, i primi 2 anni di università io avevo dei voti che erano 23, 23, 5, 24 con grande difficoltà. Poi finalmente è successo il miracolo. I miei genitori si sono separati e io sono arrivato immediatamente al 30, così quantisticamente parlando. Capisci a me che c'era qualcosa che mi rompeva le palle. Però questo mi ha dato, proprio perché io ho fatto questa esperienza, l'occasione di cercare di capire perché tutto ciò succedeva. E si evinceva un sacco di cose. Si evinceva una cosa fondamentale. Si evinceva che lo studente che prende bei voti è uno studente che sta rispecchiando il professore, che si sente rispecchiato dallo studente e che quindi quando gli dà il bel voto in realtà psicologicamente sta premiando se stesso. Lui è come me, bravo, ha capito tutto. Allora il problema è questo, che se i bei voti sono questi, gli studenti che hanno bei voti non saranno mai dei rivoluzionari, perché saranno quelli che hanno le stesse idee del vecchio professore. Il vecchio professore che quando l'hai mandato in pensione, dopo 10 anni lo trovi ancora lì che non se ne vuole andare a casa. Perché funziona così nell'università italiana. I bei voti, ma come? Ma a me mi avevano detto che se prendevo un bel voto ero bravo. Allora, se voi andate a leggere per esempio il libro Il codice dell'anima di Hillman, Adelphi editore, scoprite che nel primo capitolo Hillman parla di tutte quelle persone che si sono distinte per genialità, per voglia di fare, per cose nuove, perché erano dei rivoluzionari proprio perché andavano male a scuola. E lo dice Hillman, quindi su dati statistici sostanzialmente. Non dico a questo punto che chi ha bei voti sia un cretino, ma sospetto che chi ha bei voti molte volte può esserlo. Certo, perché se no tutti mi dicono ma te hai detto che eccetera eccetera. Per esempio basta fare un discorso su, non so, a Pisa c'è la scuola normale superiore, è un istituto importantissimo, storicamente importante, eccetera. Non è mai uscito nessuno di importante dalla scuola normale. Sia che l'abbia finita che non l'abbia finita. Mi viene in mente D'Alema. D'Alema ha fatto la scuola normale. Cioè, ma mi viene in mente, poverino, ma non l'ha finita, quindi questo lo salva in qualche modo, no? Lo salva. Però gente come Pacinotti, senza Pacinotti non ci avremmo mai anche il fob per asciugarci i capelli. Enrico Fermi. Enrico Fermi è stato cacciato 4 volte dalla normale a calci nel culo, ha dovuto sempre rifare l'esame per rientrare l'anno dopo. Cioè, rendiamoci conto, c'è qualcosa nella struttura della scuola che prevede che cosa in questa società? Che la società che si vuole mantenere così com'è è una società che replica chi è già al governo e lo premia in qualche modo perché similia similibus concreantur, e su questo non c'è problema. Allora noi abbiamo già una seconda misinterpretazione, cioè non è vero che i miei voti siano la rappresentazione del fatto che tu sia una persona cosciente e consapevole. L'alimentazione è il benessere, no? C'è l'idea che se te ti nutri bene, starai bene. E questo è sicuramente vero, perché il corpo, come direbbe un cattolico gnostico, è il tabernacolo della Santissima Trinità, cioè va tenuto bene, perché la Santissima Trinità è l'anima, la mente e lo spirito, sostanzialmente, no? Però tutto quello che si vede in giro
non ha a che fare con i consigli di chi ti dà a livello nutrizionistico le sue indicazioni, non ha a che fare con la tua salute, ha a che fare con la salute del portafoglio delle ditte che producono cibo. Te cosa fai? Mio figlio mangia la merendina con 3 cereali, solo 3 cereali, mio figlio mangia la merendina con 5 cereali. Siamo impazziti, no? E poi c'è questa cosa degli OGM. Allora, questa roba geneticamente modificata, io credo che anche l'essere umano sia geneticamente modificato dagli alieni ai tempi del Neanderthal, quindi da 600.000 anni ci siamo tutti OGM. Ma al di là di questo, quando mi interessavo di alienologia, chiamiamola così, una addotta che, con la quale facciamo le ipnosi, era un biologo che lavorava in un importante laboratorio italiano che faceva queste analisi. E lei mi disse un giorno, sono arrivati i campioni della Monsanto, io li ho analizzati, ma non c'era mica scritto, cioè, non sono quelli veri, sull'etichetta c'è scritto una cosa, ma lì è tutta roba OGM. Ho rifatto le analisi 3 volte e poi sono andato al capo del laboratorio, ma queste della Monsanto si possono vendere in Italia, qui è OGM. E quello del laboratorio mi ha detto, mi raccomando, non lo dire a nessuno, se no te le pentirai. Quindi, ragazzi, mangiate OGM tranquilli, perché tanto OGM mangiate. Allora, capisci? Dici, ma perché ci vorrà il mondo felice? No? Cominciamo a delineare questa storia. La società ha un problema. Si esprime con il linguaggio. Il linguaggio com'è cambiato? Io dico una cosa. Allora, questa bottiglia è verde. E te cosa capisci? Ti capisci? Vedi? Lo sapevo che ci vedeva poco, perché non è vero. Cioè, io ti ho dato un segnale e te hai capito un'altra cosa. Questo si vede chiaramente utilizzando le tecniche di programmazione neurolinguistica, ho detto tante volte, no? Quando dicevo buongiorno professore, no? E facevo così, è come per dire fanculo te, perché era tua mamma che ti ha scaricato nell'ambiente. Perché questa era la mia espressione, era questa la mia espressione, no? E allora ti tocchi il naso per buongiorno professore. E allora un giorno mi succede una cosa, io ero ricercatore al Dipartimento di Chimica, vado in biblioteca, sempre trafelato perché correvo dalla mattina alla sera, allora ancora lo potevo fare, e credevo che andasse fatto, soprattutto perché bisognava lavorare tanto per produrre tanto, per fare tanto, per guadagnare tanto. Incontro una studentessa che in biblioteca aveva la midriasi della pupilla allargata, così sembrava uscita da una scena dell'Hashish, che guardava questi libri. Io mi fermo e gli dico, scusa, hai bisogno di qualcosa? Perché mi sembrava fuori testa. Lei mi guarda e mi dice, no grazie, si via da questo suo sonno, no grazie, e scappa. E io lì ho capito esattamente una cosa fondamentale. Lei aveva pensato, ma perché questo mi chiede, hai bisogno di qualcosa? Lui in cambio cosa vuole? Questa studentessa aveva pensato questo. In quell'istante io comprendo che avevo usato un linguaggio che poteva sembrare che volesse dire un'altra cosa. Da quell'istante ho capito che il mio linguaggio doveva cambiare, perché io già non pensavo al mondo felice, ma pensavo che bisognava comportarsi con una certa coerenza nella vita. Allora, quell'idea è stata fondamentale, perché da allora ho cominciato a parlare come c'è scritto sullo zingarelli. Quando dico buongiorno, buongiorno, quando dico fanculo, fanculo. Ma quello che succedeva è che mi ero reso subito conto che quando dicevo buongiorno, l'altro aveva già capito che lo volevo mandare a far culo. Però era nella regola, si doveva capire, si doveva fare così. Allora poi vai, accendi la televisione e vedi il politico che parla, e che, dico il politico perché è un simbolo del potere della nostra società, emblematico, il politico sia di destra che di sinistra, e vedo che usa un linguaggio che ha questa caratteristica, cioè un linguaggio finto, che anche l'altro però conosce le regole di questo sublinguaggio, per cui quando dice una cosa ne vuol dire un'altra. E ci sono, se voi andate a vedere questi dibattiti politici, questi due schieramenti che si dicono
dicono delle cose abominevoli che, se fosse vero il significato di quello che si dicono, ma vorrebbe dire un'altra cosa. Vorrebbe dire un'altra cosa. Voi, quando eravate al potere, avete rubato. E l'altro risponde: no, non è vero. Risponde anche voi. E con quello è contento. Come anche voi? Te gli devi dire no, non è vero. Ma siccome è accettato che tutti... Allora, scusa, se non mi fermo, anch'io. No? A questo proposito, vi ricordo un vecchio direttore non era un direttore del dipartimento, era un direttore di sezione di chimica organica, che ora è in pensione, e un giorno, non so perché, mi convocò per qualcosa, mi sembra di ricordare, avevamo ordinato uno strumento che costava 33 milioni e io avevo trovato il sistema di pagarlo 12, perché avevo parlato direttamente con il rappresentante. E quanto vi fate? Dicevo, compriamo da un'altra ditta perché ci fa anche un po' di manutenzione. Ah sì, che strumento comprate? Questo qui, quanto costa? Dunque, ce lo fanno pagare 33 milioni, 33 milioni. Ma in realtà costa 12. Così ho scoperto che gli altri 20 milioni perdevano una strada che non era chiara. No? Ma quando vado a parlare con questo tizio, il quale mi rimprovera perché io ho scoperto questa cosa, mi rimprovera, tu sputi nel piatto in cui mangi, ti dice, e dice, io devo rubare. Perché? Scusa, il medico, che cosa fa? Vale più di me? Il medico ruba un sacco di soldi, o perché non lo posso rubare anch'io, che sono uguale al medico? Questo è stato il suo discorso. Cosa fai? Gli dici di no? Sì, io gli ho detto di no. Gli ho detto di no. Ma è chiaramente, quello è un sistema del linguaggio. Il linguaggio te lo usi per dire, ma è così, è normale. Che problema c'è? Che paura hai? No? Ricevo una lettera l'altro giorno, sempre nel linguaggio, la società che abbiamo ora, per questo ti dico sempre, ricordati dove voglio andare, nella società del futuro, nel mondo felice, lo vogliamo fare? Questi sono esempi, non solo, io non te parlo degli esempi di Gurdjieff, te parlo degli esempi mia, perché Gurdjieff, facciamo parlare di Gurdjieff a quelli che fanno i corsi su Gurdjieff, perché non si fanno i corsi su se stesso, no? Te devi parlare della tua esperienza, non di quella di Gurdjieff, se no, scusa, ti fa pagare per il lavoro che ha fatto Gurdjieff, perché poi si fanno anche pagare, non capito. Allora, il problema è, ricevo una mail da un professore cattedratico, giovane, credo che sia stato anche mio studente, e in questa mail lunghissima c'era scritto che lui, c'era stata una diatriba, e lui non voleva che nella commissione Caldecali ci fossero anche i professori associati, ci voleva solo i professori cattedratici. Lui è stato eletto cattedratico da 3 mesi, quindi basta, gli associati fuori. I ricercatori non ne parliamo nemmeno. Perché? E spiegava perché. Perché quando si decide, quando le nuove cattedre, i nuovi concorsi devono essere vinti, io non posso andare da un professore associato che è in quella commissione lì con me e dirgli: guarda, te sei più bravo di tutti, ma te mi stai sulle palle, io voglio far vincere quell'altro, perché mi troverei un po' mal partito. L'ha scritto. E perché poi dice: in queste posizioni bisognerebbe essere super partes, bisognerebbe essere incontaminati, e invece io sono contaminato. Cazzo, lo scrivi anche, cioè, mi ricorda un po' la comunicazione di massa che faceva Berlusconi, no? Berlusconi, quando promise 1,5 milioni di posti di lavoro in più, disse anche agli italiani: beh, se vi lamentate sempre che non c'avete posti di lavoro, ma potete anche lavorare in nero, no? Che problemi c'è? L'ho fatto anch'io. Cazzo, sei il capo del governo. Cioè, questo ti viene la vocina da Pinotti. Cioè, perché ti si gonfia la giugulare. Cioè, ma come? Non capisci neanche che hai detto una delle stronzate più grosse della tua vita. Che potevi dire? L'unto dal Signore. Cioè, perché dobbiamo avere una società migliore? Perché queste sono perché queste cose qua che io cerco di sottolineare in questa fase sono cose che abbiamo l'abitudine di registrare ormai e di viverci tutti i giorni, tanto è vero che sono diventate per noi assolutamente normali e noi non facciamo assolutamente niente, come se ci scivolassero sopra. Il potere, anche questa cosa del potere, noi che cosa abbiamo detto?
abbiamo detto che per fare un mondo felice dobbiamo farlo, perché si fa attraverso l'esperienza e quindi fare qualcosa. Ma il potere ce lo impedisce, perché il potere vuole che noi si faccia così, vuole che noi si faccia colà. Allora, fondamentalmente bisogna capire una cosa, che noi ci siamo dimenticati. Poi ognuno nella sua vita si può comportare come crede meglio. Noi di cosa ci siamo dimenticati? Che il potere dell'altro finisce nell'istante in cui tu gli dici no, N-O, ossido d'azoto. Te devi pagare le tasse? No. E lo puoi lì. Perché lo puoi lì? Il problema è che ovviamente il no è qualcosa di consapevole. No, non voglio pagare le tasse perché non le voglio pagare, anche se le devo pagare. Non le pago perché queste tasse sono tecnicamente ingiuste, incorrette. Con la consapevolezza di questo fatto lo dico, non con la inconsapevolezza che voglio fare i miei interessi, che è tutta un'altra storia. Così, non è un problema di disobbedienza civile. No, non c'entra niente. È che il potere, le persone lo gestiscono perché fa comodo a loro, non per fare l'interesse di una società. Chi è quello in Italia, ma sicuramente anche in altre parti del mondo, che da padrone, da governante, fa l'interesse del popolo? Ma dove sta? Ma dove l'abbiamo mai visto? L'interesse del governante è l'interesse di mantenersi se stesso al governo, e per fare questo ha bisogno di interlacciarsi con alcuni grossi, forti poteri che gli pagheranno la campagna elettorale. Poi è chiaro che il Monte dei Paschi di Siena cade se continua a pagare la campagna elettorale a Tizio, Caio e Sempronio, perché sono, cioè, anche lì i soldi se ne vanno, no? Basta dire no, ma no con consapevolezza. Allora si può dire no con consapevolezza, come che ne so, come in questi giorni ha fatto il popolo dell'Argentina, che si è in qualche modo incazzato perché il governo ha tentato di produrre una legge che avrebbe sostanzialmente rimandato a casa tutti quei criminali di guerra che avevano al tempo della giunta militare fatto un notevole casino. E questi si sono incazzati e hanno detto no, questi devono stare in galera. E hanno fatto una manifestazione popolare e hanno detto no a questa legge. Tanto è vero che in questa manifestazione qualcuno ha dovuto dire beh no, sì, in effetti ci siamo sbagliati, poi lascio giù. No, perché poi te, se li prendi a peracottate, questi dicono ma che cazzo di legge abbiamo fatto? Ah, è vero, non l'avevamo neanche letta. E a noi l'Italia capita proprio con quella legge che se te ti difendi al giorno, la mattina, dalle 5 alle 6, poi anche ammazza uno, ma dalle 7 alle 8 no perché è buio, cioè una cosa così. No, queste sono cose veramente visibili. E il politico di turno ti dice sì, questa legge potremmo correggerla. Come potremmo correggerla? Innanzitutto la devi scrivere giusta, perché è una legge dello Stato, non è una cazzata. E questo ti fa capire come sostanzialmente le leggi vengono fatte tanto per farle, tanto per accontentare l'elettorato da una parte, ma per non scontentare l'elettorato dall'altra, cioè per rimanere con due piedi due staffe. Non ti interessa fare una legge, una regola buona, ti interessa rimanere al potere. Su questo non c'è nessun ombra di dubbio perché questo accade. Lo vediamo fra un attimo del perché accade. L'idea della ragione. Chi è che ha ragione? Posso dire anche che ha ragione il potere o ha ragione il povero disgraziato per la strada, oppure non ha ragione nessuno dei due. Ma la ragione è un concetto duale. Avere ragione e avere torto non ha senso in quello che sarà il mondo felice. Sapete quando è che uno ha ragione? Gliela vogliamo dare una definizione chiara. Dio c'ha ragione, no, c'ha ragione lui, la terra è piatta, no è tonda, no è cubica, no è quadrata. Allora, la mia definizione di ragione è la seguente. Ha ragione quello che esprime i concetti della maggioranza. Cioè, se ci sono 100 persone che dicono che l'acqua è un liquido e una persona sola che dice l'acqua è un gas, l'acqua è un liquido. Perché lo dice la maggioranza. Il problema tremendo è che quando la maggioranza dice che l'acqua è un gas,
a temperatura ambiente, che c'è qualcosa che non funziona, c'è veramente qualcosa che non funziona. Allora, la ragione è qualcosa di storicistico. Nel libro di storia del fascismo c'era scritto che i fascisti erano dei bravi ragazzi, poi dopo un po' cambia qualcosa e c'è scritto che i fascisti erano un po' cattiventi, poi è cambiato qualche cosa e ora stiamo tornando ai vecchi tempi, flussi e riflussi. Ma allora chi è che aveva ragione? La ragione è storicistica, cioè all'interno di un flusso temporale cambia, quindi non c'è né torto né ragione. Ma se te ti fai, capisci che la ragione ti viene data solo se tu appartieni alla maggioranza, allora capisci come fanno gli juventini e gli interisti a darsi torto e a darsi ragione. Perché ai miei tempi la gente era tifosa della Juve perché i tifosi della Juve ce n'erano di più e così stavi nella massa, eri sicuro di stare dalla parte giusta. E allora si scopre che sostanzialmente nella società moderna la vera ragione è la tua voglia di non essere contestato, perché tu in quel contesto sai che se ti contestano non saresti all'altezza di dare le tue ragioni del perché la pensi diversamente, e allora ti conviene pensarla come la massa, anche se la massa dice una marea di stronzate. È banale. Perché la massa dice una marea di stronzate? Perché la massa non è colta. La cultura è una cosa importante. La cultura è, non è andare a scuola o leggere dei libri, quella è un'altra cosa. La cultura è capire quello che fare, è capire i libri che hai letto. Lo studente di chimica del mio dipartimento si vuole laureare in chimica, mica vuole imparare la chimica, che sono due cose completamente diverse, no? Per cui in quel contesto io dico, ma chissà cosa succede a medicina, perché se a chimica succede questo, magari a medicina succede lo stesso, e quando vado a operarmi di un'unghia incarnita mi ammazzano, perché lo studente che esce di chimica da questo dipartimento non ha mai preso una provetta di etere etilico in mano. Cosa fai? Gli fai fare una distillazione? Sì, però ve lo dici a me, io sto a casa quel giorno. No, al posto del dipartimento ci viene una buca, e su questo non ho nessun dubbio, lo dico perché non è un'esagerazione. Quindi la ragione è legata alle frasi fatte. Chi l'ha detto? L'ha detto la televisione. Oh, è altra roba. Ma a me mi sembra una cazzata, ma l'ha detto la televisione. L'altra sera c'era Piero Angela, l'ha detto Piero Angela. Cioè, a me che mi frega di Piero Angela. Ma, e guardate che questo discorso, io l'ho visto, l'ho sentito, sono ripetuto tante volte, no? L'altro giorno mi ha scritto un medico ovviamente, e mi ha detto, ma lei ha parlato dell'entropia dei tessuti malati dicendo che l'entropia dei tessuti malati è più bassa dell'entropia dei tessuti sani. Ma questo su Medline non c'è scritto. Cioè, io se l'avevo fra le mani l'avevo ammazzato. Perché io non sono razzista. Io non sono razzista. Però coi cretini non ce la faccio. Cioè, ma è un problema mio, ve lo dico chiaramente. Cioè, ancora non sono riuscito, infatti sono lontano da avere un'integrazione che mi permetta di superare questi impasse, però mi fa, cioè, non ce la posso fare, ancora non ce la posso, magari un giorno ce la farò quando l'entropia sarà zero, però ora questa cosa qui come? Non c'è scritto sul libro, quindi se non c'è scritto sul libro non è vero, ma allora questa non è scienza, questa è religione, in cui si credono nei miracoli della fede, e questo è un miracolo della fede. No, Dio ti ha detto che l'universo ha solo 4.000 anni, quindi cosa mi stai a rompere le palle col fatto che l'uomo di Pechino ce n'ha 1.500.000? No, non esiste, non è possibile, sono tutte cazzate. C'è scritto sulla Bibbia, è lì, è Medline, su Medline non c'è scritto. Sì, che cosa faccio? Devo prendere questo qui, tirargli il collo, oppure rimette di quei 200 articoli in cui invece c'è scritto e che lui non ha facendo bibliografia non ha capito neanche, no? Ma perché, dico, devo essere io? Nel contesto fondamentale è la cultura che manca, l'ha detto il medico,
che cosa stai prendendo questo? Come stai prendendo questo? E non ti ha dato anche quest'altro, che se no ti si sfonda lo stomaco se prendi solamente questa roba? No. Come no? Allora te vai da un altro medico e scopri una cosa meravigliosa. L'altro medico ti dà dei farmaci completamente diversi. Poi vai da un terzo medico che ti dice, ma lei non ha bisogno di nessun farmaco. C'è qualcosa che non va. E c'è qualcosa che non va soprattutto quando tu comprendi, per esempio, a livello di medicina, che c'è qualcosa che non va. Noi andiamo dal medico. E noi che cosa stiamo facendo quando andiamo dal medico? Subiamo il medico. Allora, nel subire, c'è il discorso del mondo felice, perché nel mondo felice, che cos'è il mondo felice? Il mondo felice è quel mondo in cui tu sei padrone di te stesso. Tu sei consapevole che quello che stai facendo ricadrà nel bene e nel male, tra virgolette, duale, su di te. Sei te l'unico responsabile e lo sai perché lo vuoi essere. In quell'istante non stai facendo quella cosa meravigliosa che è delegare qualcun altro a fare per te. Nell'istante in cui tu deleghi, ti comporti come l'alieno, cioè l'alieno o l'alienato che fa fare a un altro l'esperienza, poi mi la racconti. Te ti mando a morire nel settimo livello dell'umanità, del mondo, poi quando sei morto vieni, mi racconti com'è, così io vivo della tua esperienza. Non funziona così. Te devi morire, devi fare te l'esperienza. Ecco. Allora noi non si può subire la volontà che qualcun altro su di noi ci dica che cosa dobbiamo fare per fare contento l'altro. Noi dobbiamo fare la nostra vita, non l'esperienza che un altro vuole che noi si faccia. L'addotto è questo. Vedete come lo studio sull'alieno ci ha fatto capire che cosa c'era di noi che non andava. Chi è l'addotto? L'addotto è sostanzialmente uno che nel bene e nel male pensa che può delegare tutto a qualcun altro. Questo qualcun altro può essere Dio, può essere l'alieno, può essere un capo religioso, può essere il suo capo ufficio, il suo marito, padre padrone o babbo. Questo è che ti dà delle regole, devi fare così. Ma nel mondo felice le regole non ci sono. Ma non è che non ci sono perché c'è l'anarchia, non ci sono le regole perché non c'è nessuno che fa del male a qualcun altro. Tra virgolette, vedi che si torna col codice civile, il codice civile è più corto, più corto, più corto, più corto, più corto, senza nessuna regola. Nell'istante in cui non c'è più nessuna regola, non c'è nessuna regola perché non c'è bisogno delle regole, perché nessuno trasgredisce le regole. È così semplice. Quindi avere un codice civile gigantesco è brutto segno, vuol dire che siamo veramente lontani dal mondo felice. E qui il medico, la medicina, sostanzialmente noi la subiamo. Vai in ospedale e diventi un pezzo di carne. E ti fanno delle cose, te non capisci, perché nessuno ti dice una mazza. Ma il medico parla con la cartella medica. Perché il medico parla con la cartella medica in questa società? Perché gli hanno insegnato a fare così. Non è cattivo. Lui parla con la malattia, non parla con il malato. E qual è il problema? Il problema vero non è che lui sia un bravo medico o un cattivo medico, che sappia far funzionare tutte le apparecchiature, che noi abbiamo delle apparecchiature in Italia che non c'hanno neanche a Oxford, nell'ospedale, a Londra. Ci abbiamo tutto, tutto, però non ci abbiamo il rapporto con il paziente, perché al medico gli si è insegnato che il malato è il portatore di una malattia. Io porto una malattia, io ho una malattia, ho avere, voce il verbo avere. No, il malato è la malattia. La malattia è l'espressione sul corpo, nella realtà virtuale, di qualche cosa di disarmonico che te hai e che te, non riuscendo a vedere dall'interno, ti crei una situation comedy in cui la vedi all'esterno e ahimè la vedi sul tuo corpo. Quindi il medico non può parlare con la malattia pensando che la malattia sia una cosa e il portatore della malattia un'altra. Perché giustamente, come mi hanno detto a me quando andai in ospedale che mi ero ciecato, dopo un po' lei è guarito. Come sono guarito? Sono sempre ciecato. C'è un problema sulla definizione di guarigione. Non ci siamo capiti. Guarito vuol dire che ci rivedo. Dove siamo? All'ospedale del Bangladesh. No, ecco.
Cioè, c'è qualcosa che non torna. Questa società è la società in cui il medico crede ancora che ci sia la separazione tra malato e malattia, mentre tu sai benissimo che la malattia è la tua manifestazione e sai anche bene che quando il mondo felice arriva, perché arriva, tu ti autoguarisci. E il medico questo non lo può sopportare, perché uno degli aspetti fondamentali della medicina è l'egoicità del medico. Le frasi fatte. Quando io ero abitavo a Spezia e andavo a Pisa tutti i giorni a pendolare, mi rialzavo la mattina alle 6, prendevo il treno alle 8 e mezza, alle 9 e mezza arrivavo a Pisa, riprendevo il treno a mezzanotte, tornavo a Spezia, alle 3 a volte andavo a letto, alle 5 mi risvegliavo, alle 6 andavo, perché quello era il mio turno. E incontravo, soprattutto il lunedì, i miei compagni di corso, o meglio, quelli che avevamo fatto insieme la scuola dei geometri, però alcuni avevano preso medicina, alcuni fisica, alcuni storia, lettere, filosofia. Ci incontravamo e quasi tutti parlavano di tutto sport, della Juve, a me non mi è mai fottuto la mazza, non so, non sono normale. E io non sono, cioè, io me lo chiedo, ma perché a me della Juve non me ne fotto un cazzo? Cioè, veramente, cioè, ma lo dico con una certa serietà, mi preoccupa questa cosa qua. E loro, al di là di questo, parlavano di quello che facevano. E i medici, quelli che sarebbero stati futuri medici, facevano questi seguenti discorsi. Allora, io ho guardato un pochino cosa fare la specializzazione, poi là, sono giù, ho deciso di fare l'odontoiatra, il dentista. Ah, io gli dissi a uno, il dentista? Ma come mai il dentista? Sai, è stata una scelta dura. Ho guardato la denuncia dei redditi e ho visto che i dentisti guadagnano di più. Ti giuro. Guardate che queste sono le frasi che io sento dire in giro. E sono quelle che te non devi dire, perché se dici queste cose non sta bene. Sembra che tutti i dentisti siano cattivi. Non sono cattivi. Gli piacciono i soldi. Non c'è niente di male, basta che però tu me lo dici che in questa società hai scelto il problema del denaro. Perché il problema del denaro è un problema che è legato alla inesistenza del mondo felice. Dove ci sono i soldi, il mondo felice non c'è. Ma perché? Non è un problema di neanche di consapevolezza, è un problema banale di simmetria dell'universo. I concetti di economia moderna prevedono una cosa fondamentale. Tutte le volte che abbiamo visto che qualcosa nell'economia non funzionava, per esempio queste bolle in cui certi tipi di bot non funzionano più, casca tutto, ti perdi un sacco di soldi, disperatamente qualcuno ha speculato perché ovviamente i soldi sono legati all'entropia, perché i soldi non si creano, i soldi si passano da una parte all'altra, ma sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi. Allora, questo che cosa vuol dire? Che l'entropia è legata a una cosa che nell'universo si chiama simmetria. Quindi, una cosa più simmetrica è, più entropica è, più consapevole è. Quindi, se noi avessimo i soldi, ma tutti avessero gli stessi soldi, ci sarebbe una simmetria perfetta. Quando ci sono dei movimenti di denaro e certi tipi di denaro passano da una parte all'altra, si creano degli accumuli da una parte e delle mancanze di denaro dall'altra parte. Hai creato attraverso un piano di simmetria una disimmetrizzazione. Questo prevede che l'entropia diminuisca. E infatti, se te vai a leggere quei lavori di economia, si vede che i grafici dell'entropia a livello economico, quando c'è una buca, come è successo con i bot argentini, pum, cade così, c'è un picco così, e torna su. Allora, siccome noi sappiamo che l'universo e il mondo felice vanno nella direzione dell'aumento dell'entropia, tutto ciò che riguarda la separazione, e i soldi producono separazione e producono disimmetria, non va. Quindi la separazione che viene prodotta dai soldi deve essere eliminata. Come si fa? Si tolgono i soldi. Non è che ci devi pensare una vita. Esempio, c'è le coltivazioni dell'oppio. In Sud America ci sono dei posti dove c'è valanghe di piantagioni di oppio.
questo oppio viene preso e viene commercializzato per farci la droga, non tutte le altre cose che si fanno. Come si fa? Si toglie l'oppio, cioè distruggi questi campi. Non è così semplice. No, devi fare la guerra agli spacciatori. C'è la guerra nel Medio Oriente. Si fanno la guerra. Gli israeliani, poverini, è la vita che sono... fanno la guerra a quegli altri che si chiamano arabi. Non si possono proprio vedere. E pensare che gli israeliani e gli arabi vengono da una genia di fratelli, no? Pensa che nella Bibbia c'è scritto, no? Che... sono fratelli, il vero popolo di Dio è l'arabo. Andate a vedere, cioè ci vuole il divino, ma però poverini, e non c'è niente da fare. E quelli si credono invece, noi siamo il popolo eletto. Si sono autoeletti, no? E vabbè, anch'io, allora io sono il più grande del mondo. o mettici un po' una pezza. Allora si fanno la guerra. Come si fa a togliere, se noi vogliamo il domani mattina che questi non si facciano più la guerra? Li prendi le armi, gliele togli. Non è così semplice. In America arriva uno, entra in una banca e spara 50 persone e le fa fuori tutte. E come si fa a evitare che questo accada? Perché lì accade una volta alla settimana. Gli togli le armi. O perché non lo fanno? Non lo fanno perché a loro non gli frega niente. Perché gli interessa in realtà acquisire quelle che sono le royalties, i soldi sulle armi, però siccome sono un popolo civile, loro dicono di essere civili, gli americani dicono di essere civili, io non ho mai sentito una stronzata più grossa di questa. Te passi attraverso la strada da una parte all'altra, arriva un poliziotto, ti può arrestare senza dirti neanche perché, a parte il fatto che ora, prima, te almeno te curavano abbastanza gratis, ora li vogliono i soldi. Quindi se tu vai in ospedale e non mostri la carta di credito, manco in ospedale entri. E quello sarebbe il popolo civile, da cui dobbiamo prendere esempio. Ma ci hanno liberato. Liberato da cosa? Loro si sono messi al posto di quelli che c'erano prima. Cioè, voglio dire, tra l'Italia e l'Afghanistan non c'è mica nessuna differenza. Quando gli americani sono andati in Afghanistan, che hanno fatto un bel casino, hanno messo al posto del comando le stesse persone che c'erano prima, perché conoscevano il territorio. E da noi, in Italia, quando sono venuti in Italia, cosa ci hanno rimesso? Le stesse persone che c'erano prima, cioè quei fascisti che si erano rilavati la divisa, da nera era diventata cattolica, tra tutti i democratici cristiani, ma erano sempre gli stessi. Vedi che l'alieno e l'alienato non cambiano politica, ma questo sta dicendo delle cose che non si possono dire. Perché non si possono dire? Non si possono dire perché sono sconvenienti, perché se te le dici la gente si incazza perché capisce che hai detto una cosa vera, che te non devi dire perché devi rimanere tutto nel limbo. La coscienza è fondamentale per arrivare al mondo felice. Te devi sapere perché lo vuoi il mondo felice. Lo vuoi, per esempio, perché tutto questo tipo di situazioni non deve più accadere, no? Non deve più accadere. Perché te sei parte della società, la società è tua e ti viene male se vedi che qualcosa non funziona, ti viene male se vedi che ci sono i carcerati in galera, pigiati in una cella 37 in un buco unico e ti devi chiedere ma come mai ce ne sono tanti, ma non in quella cella, come mai ce ne sono tanti in giro, che poi siccome lì non si guadagna più, le celle le risvuotano, fanno una legge, perché poi le riempiono un'altra volta. C'è qualcosa che non va qui dentro. Non funziona in questo modo, non può funzionare così. Io ho fatto il militare, se ne parlava prima, a Napoli, alla scuola specializzata in trasmissione. Prima avevo fatto il CAR a Salerno, il CAR, Centro Addestramento Reclute. E poi, Centro Addestramento Reclute, sì, per dirvi com'è la società, noi abbiamo un esercito, l'esercito ci difende, da chi? Cioè, quelli che invadono il nostro territorio sono gli americani, che sono i nostri alleati, facciamogliela fare a loro la guerra, visto che vengono e comunque la fanno, anche per noi, e usano le nostre basi. Dice, ma hanno vinto la guerra. E ora un calcio nel culo glieli mandiamo in America. Che problema c'è? C'è qualche problema? Sì, c'è qualche problema. Dovevamo comprare un certo numero di aerei.
so quanti miliardi di euro costava uno, 35, 37, 38, hanno fatto di tutto per comprarli, nonostante che si capisce perfettamente leggendo i report di questi aerei che questi aerei hanno una manutenzione che costa un casino. Cosa ci facciamo con questi aerei? Ci spariamo 3 missili in 14 anni? Cioè, poi a chi? Voglio dire, non ce ne serve. Lo sai che con un aereo di quelli ci costruiamo una ventina di scuole? O non sarebbe meglio costruire una ventina di ospedali e di scuole che facciamo a meno di un aereo? Non hanno avuto il coraggio nemmeno di fare a meno di uno di questi aerei, che a noi non ci servono un cazzo. Perché noi andiamo a esportare la democrazia. Sto cazzo, lasciamolo fare agli americani a esportare la democrazia. Se la esportino per cavoli loro, la loro democrazia. Noi non dobbiamo fare così, non dobbiamo avere paura di queste cose, perché la paura è un problema di separazione. E noi non siamo separati. Noi non dobbiamo prendere le nostre armi e andare in Afghanistan con l'idea subdola di difendere il popolo afghano, perché abbiamo messo i nostri militari a 5 metri dai nostri pozzi di petrolio dell'ENI, perché sono quelli che ci interessano a noi. Degli afghani non ce ne importa una mazza. Prova a dirlo al governante: ah, te hai detto una cosa tremenda, non è vero, campagne elettorali, commissioni al governo, cazzi vai. E questa è la realtà dei fatti. Poi, giornalisti pagati, casini tremendi, perché te, ogni tanto arriva uno che lo dice, arriva uno che lo dice. E ne fanno un mazzo tanto, perché mediaticamente parlando queste cose non si possono dire. Qualcuno diceva, era la Gabbanelli, poi ha smesso di dirlo, e va bene, rispettiamo la sua volontà. Quando facevo il militare a Napoli, ho fatto la scuola specializzata in trasmissione. Siamo nel 1979. Telescrivetista. Facevo la scuola di telescrivetista con i finanzieri, i giovani finanzieri, parte europei e parte napoletani, come dicevo prima, e stava per finire il corso e io mi avvicino ad alcuni finanzieri che parlavano anche napoletano stretto, però mi interessava questa, io ho avuto il nonno napoletano, quindi questa musicalità mi piaceva. E loro dicevano: ah, meno male, fra 2-3 giorni finisce il corso, eh sì, così finalmente possiamo cominciare a rubare. Non sono solo. Ho capito di molto buono, anche se la volevano qualcosa, ma mi sfugge ogni tanto. Ci hanno detto che i miei colleghi che già lavorano in questo campo, che capisci a me. Allora, qui c'è qualche cosa che non funziona. Era nel settore, qualcuno mi potrebbe dire, non è vero, e me lo dica, però io l'ho sentito con queste orecchiette qua. E poi ogni tanto ci troviamo qualche generale in galera. Da finanza, io capisco un generale dei carabinieri, qualche cosa ogni tanto, ma un generale della finanza proprio lì, proprio sui soldi, dai, no, no, non è possibile. Queste sono le come dire, le frasi che noi vediamo sentite in giro, le frasi come la televisione che ti dice questo, no? Oppure me l'ha detto il dottore, oppure le frasi fatte delle persone: gli uomini sono tutti uguali. Questa è un'altra frase che gli uomini sono tutti uguali. Non lo so da che punto di vista, forse da qualche punto di vista sono anche un po' uguali. Sì, lo so, qualcuno mi dice di no, lo sento nella testa. Però gli uomini sono tutti uguali. No, c'è una bella differenza. La programmazione neurolinguistica ti insegna che questa parola è diversa, perché si fa confusione. Abbiamo capito male. I maschi saranno tutti uguali, di uomini ce ne pochissimi in giro, in realtà, dal mio punto di vista, io lo posso testimoniare. Allora, ecco, questa frase è una frase che la PNL chiama generalizzazione, e questa generalizzazione ti permette di vivere la vita, di vedere il telegiornale in quale modo? Nel modo come dire: eh sì, stanno facendo la guerra, eh sì, beh, tanto, la borsa di Tokyo è caduta, sta crollando, eh sì, beh, ma cosa ci può fare? Sì, beh, ma tanto poi passerà. Come passerà? Esempio, un giorno mi trovo a parlare con un mio collega
più anziano di me, e era successo l'11 settembre da poco tempo, e io avevo raccolto delle prove filmate sul fatto che chiaramente erano gli stessi americani che avevano buttato giù le due torri gemelle. Jaquim e Boaz l'avevano buttato giù tutte e due. E dico a questo mio collega, professore di chimica, quindi non un bischero, professore Colt, guarda che questi americani dicono, oh, no, non è possibile, no, figurati se, sì, ma questi cosa. Dico, guarda, io ho recuperato delle prove, dei filmati, delle indagini, delle cose, figurati. È così, dai. Ah, va, ti preparo un disco, 650 megabyte di materiale. Gli ho preparato un disco, gliel'ho dato, dico, poi la settimana prossima quando ci rivediamo, mi dici, lo guardi, mi dici cosa ne pensi. Ci rivediamo la settimana dopo e lui dice, sai, ho guardato questo materiale che ti mi hai dato, i filmati, le cose, sembra effettivamente, porca puttana, sembra che gli americani e i tuoi gemelli l'abbiano buttato giù loro. E io, contento. E mi dice, sì, però, siccome non è possibile, non è vero. Ho avuto un istante in cui non so se vi posso descrivere a parole cosa avrei fatto. Ben lungi da essere coscienza integrata. E, però lì ho capito delle cose fondamentali. Ho capito, per esempio, che cosa succede quando ti vai dal medico. Il medico lo subisci. Lo subisci. Io vado un giorno dal medico e gli dico, senta, signor medico, sono venuto qui apposta perché volevo che lei mi applicasse il Rorschach. Il Rorschach è il test delle macchie d'inchiostro. Come mai? Perché io sto studiando queste cose, l'unico modo per capire è fare. Cioè, devo essere nell'esperienza. Devo essere nella esperienza. Quindi sono venuto a farmelo fare su di me. Ah, lei sicuramente ha qualche altro motivo nascosto, lei inconsapevolmente ha qualche problema psicologico grave, così si fa questo roscia che è dentro di sé, chissà qual è. Dico, no, io sono venuto solo per... Comunque favolo. Abbiamo fatto questo roscia, 4 ore e mezzo. 2 mesi di tempo per interpretarlo, 3 ore e mezzo di colloquio finale. Un rosciacone. Lì ho capito perfettamente una cosa fondamentale che non mi sarei mai immaginato. Tu puoi andare dallo psichiatra, dallo psicologo, dallo psicanalista, forse lo psicanalista si salva un po', e tu per lui sei normale se la pensi come lui. Se non la pensi come lui non sei normale. Quindi ammetti che tu vai da uno psicologo cattolico e te sei buddista. È la fine. Sei malato. Sì, certo, non sei grave, però bisognerebbe che un po' di prosa cadia via, se te lo danno ti ci sta anche. No, non era così. Tutto era relativo. E quindi, per quanto riguarda il rapporto che ti hai con le malattie, col malato, con la psichiatria, in quel contesto, si capisce che te subisci, cosa che te non devi fare. Non devi subire l'aspetto economico, non devi subire l'aspetto militare, non devi subire l'aspetto medicale, non devi subire l'aspetto religioso. Te devi pensare con la tua testa, perché sennò il mondo felice non ci serviva. Oh, è una banalità, no? È una che... porca puttana! Ma lo sai che mi tocca a riprendermi, a farmi carico della mia responsabilità? Mi tocca farmi carico di qui. E allora ora come si fa? Che sono migliaia di anni che ho delegato il prete a salvarmi la mia anima, il politico a governare per me, il medico ad avere cura del mio corpo, lui, del mio. E ora come faccio a riprendermi il potere? Il potere su di me, è mio. Ho anche lasciato che gli alieni venissero a rompermi i coglioni su questo pianeta e non ho fatto niente. Inconsapevolmente lo sapevo, non ho fatto niente. No. Noi possiamo decidere se fare il mondo felice o lasciarlo lì che viene da solo. Perché la notizia che vi ho detto bella è che viene da solo, capito? Però, dopo tutto quello che vi dico, possiamo continuare a decidere. Chi se ne frega che venga da solo? È un po' il lasciar perdere,
è un po' il non voler vedere le cose. Mio nonno napoletano, la saggezza napoletana, mio nonno che aveva fatto il militare durante la guerra, era un po' di pensiero fascistoide, ovviamente, perché lui aveva vissuto in un periodo come c'era Mussolini, quindi sostanzialmente, anzi, lui aveva fatto l'alpino in Africa, poverino. Ed era rimasto un po' fascistoide, quindi quando vedeva il telegiornale, allora lui passava in pensione, guardava il telegiornale, e c'erano il periodo degli attentati, Piazza Fontana, sapete, quel periodo tremendo italiano in cui ogni tanto scoppiava una bomba. Quando le bombe le mettevano i comunisti, lui si incazzava con una verba, i comunisti, qua e là, su e giù. Quando le bombe le mettevano quelli del suo partito, diceva, era bombette in cartone. Cioè, vedete, questo è un processo di dissonanza cognitiva, in qualche modo, te te la aggiusti, e vuol dire, si fa bombette in cartone, cioè, ah, ci ha fatto 5 morto, e vai e sì, la bombette in cartone. No, non si può fare, però mio nonno era antico, era antiquato, aveva fatto la sua... Era giustificabile da qualche punto di vista, da qualche momento, da qualche punto di osservazione. Ma noi abbiamo ancora questa giustificazione. Quando sono andato dal dentista tanti anni fa, io andavo dal dentista una volta ogni 24 anni, sostanzialmente così, e andavo a fare la pulizia dei denti, se non si vai a fare la dentista. Il dentista, una di queste volte, mi guarda e mi dice, senta, scusi lei, da quanto tempo è che non viene dal dentista? E io dico, mi sembra che siano 24 anni. E lui mi ha risposto, ma con lei i soldi non li faccio. Così mi ha detto, capite? Questa è la mia esperienza, non quella di Gurdjieff. E te capisci che queste cose ti si stampano indelebilmente nella testa. Non è che torni a casa e fai finta di niente. Io quando facevo le ipnosi, a letto non ci potevo dormire la notte dopo che mi era successo di sentire tutto quello che avevo sentito dopo una seduta ipnotica. Non ce la potevo più fare. Nell'università, io ho insegnato per 15 anni alle scienze biologiche a Pisa, chimica organica, era un corso molto importante, formativo, 90 ore di lavoro, 120 ore di laboratorio, roba che ora è impensabile, 250 studenti, quindi un corso abbastanza piccolo, diviso in due. 500 studenti erano in tutto, ma le avevamo divisi in due perché 500 studenti non si possono pilotare. A un certo punto cambiano le forme, cambia tutto, cambia, e arriva una studentessa e mi dice un giorno, scusi professore, devo fare una domanda. Io avevo finito la lezione e stavo andando via, però dice, non è una domanda di chimica. Ah, dico, allora che ne so, magari non la so. No, ma l'ho chiesta anche ai biochimici e agli altri professori, non la sa nessuno. Ma hanno saputo rispondere bene, magari la faccio a lei, cioè la mia ultima speranza. Come l'ha detto che mi diceva, vengo da lei perché sono già stato dall'esorcista, lei era la mia ultima speranza. E mi dice, senta, ma perché nel DNA c'è il fosforo sotto forma di fosfato? Non ci potrebbe essere il silicio sotto forma di silicato? E io la guardo, l'occhio mi si apre così, dico, cazzo, ma questa la so. Il DNA, la molecola che... come? Non sai come è fatto il DNA? E non ci può essere il silicio, perché se no sarebbe un DNA di pietra, un silicato. Te l'immagini, non sarebbe solubile nell'acqua. Ci avresti un DNA... No, cioè, sei l'uomo pietra, capisci a me? Non funziona così. Ah. E dico, ma a te cosa ti hanno detto questi altri docenti? Ma mi hanno detto, non lo so, mi ha risposto uno di biochimica, professore di biochimica, cattedratico. Non lo so, forse perché di fosforo ce n'è tanto. E io l'ho guardato e ho detto, cazzo, ma di silicio ce n'è di più. Allora vado dal professore, lo rincontro a una convention di professori, che parlavano del dipartimento di qua, di là, di come mandare, fare, passare il nuovo corso di laurea. Dico, ma ragazzi, ma vi tenete conto che ci avete degli studenti che non sanno neanche come è fatto il DNA? E lui mi rispose, allora non ci importa niente, basta che gli studenti ce ne siano tanti, perché tanti studenti sono tanti soldi. Questa è l'università italiana. Cioè, ti senti queste cose? E allora io non pensavo al mondo felice,
pensava a un suicidio. A volte ci penso ancora, con motivazioni diverse, però. Qualcosa è cambiato, la consapevolezza cambia nella vita. No, voglio dire, non esiste. Noi viviamo in un mondo politico. La politica è importante, la politica è la polis, cioè è le cose di tutti. Una volta nell'agorà si riunivano i personaggi importanti che parlavano, affabulavano il popolo, che poi prendeva delle decisioni dicendo te hai ragione, te hai torto, anche se il concetto è peraltro duale, però noi abbiamo la presunzione che in Italia ci sia la democrazia. Certo sono cercato forte io, perché io non la vedo tanto questa democrazia. Certo, in Afghanistan se te non metti il velo ti ammazzano, ho capito, ma qui ti fanno fare delle cose che sono allucinanti. La democrazia qui è qualcosa di... Io ho un concetto di democrazia completamente diverso. La democrazia è qualcosa in cui tu prendi una persona e gli dici guarda, noi abbiamo queste idee, te le consegniamo e tu ce le manifesti perché te sei il nostro delegato a governare. Non perché io non voglia governare, ma perché strategicamente il popolo, la governance popolare, poi ti chiamano populista, no? Allora te sei il nostro rappresentante, ci vai te a esporre quelle che sono le nostre idee. Ti eleggiamo noi. Avessi mai visto uno di quelli che sta lì che l'abbiamo eletto noi? Perché noi crediamo di eleggere quelli, poi loro se li scambiano i posti. E vediamo altre persone che, ma come? Quello lì non era di quell'altro partito e ora me lo ritrovo tra i mia. Ma non se lo ricorda più? No, e nessuno giornalista che la prende dice scusi, ma lei l'anno scorso era fascista, quest'anno è comunista. E non glielo può neanche chiedere perché fascisti e comunisti non ci sono più. E perché non ci sono più? Perché c'è sempre la democrazia cristiana e questo l'abbiamo capito. Però c'è un altro problema. Il fascismo e il comunismo sono crollati in Italia, pensate, e questa è una cosa importante per il mondo felice, perché la politica del mondo felice sarà diversa. Quando è che sono scomparsi la destra e la sinistra? Sostanzialmente sono scomparsi quando hanno detto reciprocamente ah, noi con la destra e la sinistra non ci avevamo niente a che fare, cioè hanno rinnegato le loro credenziali storiche, hanno rinnegato la loro essenza di sé. In quell'istante è chiaro che sono scomparsi, perché si sono autorinnegati. Perché? Perché hanno creduto che così avrebbero potuto recuperare quelli che voti che, i voti che la ex Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, disgregato perché avevano rubato troppo e troppo in fretta, beh, li potevano prendere loro. Quindi ora abbiamo il centrodestra, il centrosinistra e il centrocentro. Una scintona. Quando te vai a votare, maiale, anche perché le parole sono diverse, ma se te vai a leggere i programmi elettorali sono uguali. È come leggere la Bibbia dei cattolici e la Bibbia dei satanisti. Cambi il nome Geova con Satana e le virgole sono uguali. Allora c'è qualcosa che non va, cioè ti stanno pigliando per il culo. Va bene, non c'è nessun problema, se uno vuole lasciarsi pigliare per il culo, oppure dici sì, lo so, mi stanno pigliando per il culo, però io faccio finta di niente. Delego a quell'altro di governare per me. No, non si può più delegare. Qual era la frase storica che voi vi siete sentiti dire da 10 anni a questa parte che dice quello che una volta era la sinistra? Quello che era la sinistra. Sì, è vero, il nostro candidato non è un granché, però bisogna tapparsi il naso e andare a votare. La frase era tapparsi il naso. Cazzo, siamo in apnea da 20 anni! Va bene, possiamo scegliere di tapparci il naso. A me mi viene male, non ho più voglia di tapparmi il naso. Io vorrei costruire un mondo felice. E perché lo voglio costruire? Perché tutte quelle cose che vi sto raccontando a me non mi tornano tanto bene, non va bene. E tutto il potere, tutto, che sa che tu stai andando in una direzione sbagliata,
non fa altro che essere sempre di più terrorizzato dei suoi elettori. Tu esci, sei l'esponente politico di un partito X, esci con la macchina, c'hai 200 poliziotti che ti stanno intorno e te dici perché i tuoi elettori ti vogliono stringere la mano. Sì, stritolartela te la vogliono, la mano. Ma come? Tu ti difendi dai tuoi elettori, quelli che dovrebbero essere il piacere dell'incontro con la persona che è il tuo rappresentante, no? Non ha senso questa cosa qui. Veramente ci sono delle cose che non... E quindi il potere politico è terrorizzato dal suo elettorato. E in questo contesto tutto è importante per mantenere il potere. Come si mantiene il potere? Con una cazzata. Il potere si mantiene mantenendo bassa l'entropia del sistema. L'entropia del sistema rimane bassa se tu separi le cose. È fondamentale. Separare le cose vuol dire fare in modo che tu pensi di essere in democrazia e tu creda erroneamente di poter votare a destra o a sinistra, concetto sostanzialmente duale. Io posso votare a destra e posso votare a sinistra, siamo in democrazia, possiamo votare, ma dietro la destra e la sinistra c'è sempre la solita massoneria che finanzia i partiti di destra e i partiti di sinistra. E quando si scopre che Beppe Grillo è a sinistrestra, cioè, capisci a me che c'è qualcos che non va, come dicono a Bari, okay? Cioè, capisci a me, te pensi per un istante la forza nuova, no? Una nuova forza politica che non è un partito, è un movimento, è un movimento corporale più che altro, però nel mondo felice noi siamo il partito di noi stessi. Noi siamo i candidati dell'unico partito che c'è, noi. Quindi non ci sono più le destre e le sinistre. Non sei eletto perché la pensi con un pensiero di destra o con un pensiero filosoficamente di sinistra, che ora questa gente di destra e di sinistra non sa più neanche che cos'è il pensiero di destra o di sinistra. Se li interroghi non sanno neanche scrivere una mail correttamente. Quindi non sanno neanche l'italiano, a parte alcuni scandaletti sulle tesi copiate. False, finte, è pieno il mondo, è lì dentro. Quindi c'è qualche cosa che... Va bene, non sei laureato, che problema c'è? Perché devi fingere di essere laureato? Perché devi fingere? Devi fingere perché te, quando te hai detto una bugia, una sola bugia nella tua vita, ti viene il sospetto che ne puoi dire due. E te non lo puoi più leggere uno così. E in quel contesto, cosa succede? Succede sostanzialmente che il potere cerca di dividerti e cerca di dividerti in tutti i modi, quindi mantenere le cose divise. Come si fa? Innanzitutto si sparano cazzate dalla mattina alla sera in televisione, perché tu vali. Ma se io valevo veramente, il televisore l'avevo già buttato dalla finestra, perché tu vali è una frase che non dice niente. Oppure la frase che dice, lo sai vero che la cellulite è una malattia? Come la cellulite è una malattia? Allora, siamo tutti malati. No, te vali. Allora, uno che non vale, muore, vaffanculo. Te vali, no, non devi avere la cellulite. Cioè, ma siamo impazziti. E noi guardiamo la televisione e non, ecco, beotamente, siamo ipnotizzati da questa macchina che fa immagini e perdiamo il controllo della nostra volontà. Subliminalmente parlando, tutte le volte che la televisione emette la pubblicità alza il volume da sola, perché se te in quel momento sei andato in bagno devi sentire lo stesso quale formaggino deve comprare tuo figliolo per mangiare, perché se no dopo è denutrito, e se è denutrito l'altro, il suo compagnuccio, è più grosso e quindi vale di più. Che fai? L'ha appeso, lo valuti? Non si capisce. Sono cose che non hanno senso. Che il fatto che la cellulite sia una malattia non è vero. Non è vero. Ilman, sapete cosa diceva sulla malattia? Ilman diceva una cosa incredibile. Lo stato di salute che noi diciamo essere
guarigione, cioè una persona che non è malata, per me, diceva Hillman, è un tipo di malattia. Cioè, da questo punto di vista, non c'è il malato e il sano. Hillman diceva ci sono diversi tipi di problematiche che il corpo ha. E questo mi fa molto piacere che lo dica Hillman, perché Hillman sostanzialmente dice, scrivo un libro che si intitola Il codice dell'anima, dove tutto sommato ti dice te devi avere rispetto per la tua parte animica e devi far fare quello che vuole lei. Il daimon lo chiama. Cioè, se te sei un pianista, vuoi fare il pianista, o perché il tuo babbo ti vuole far suonare il violino? Te sei un pianista. E così, se te non vuoi andare all'università ma vuoi fare l'idraulico, devi fare l'idraulico, perché se vai all'università magari ti laurei anche, ma diventerà una schifezza la tua laurea. Perché invece se fai l'idraulico lo farai con amore. Su questo non... Capite bene, quindi, una cosa fondamentale. L'idea è quella di dividerti. Allora, come fare a evitare questo? Dov'è il trucco del vero mondo felice? Sempre che uno voglia fare. Il vero trucco del mondo felice è costruirlo dentro di sé. Costruire ciò qualcosa che non sia dualità, che sia unificazione. È per questo che nasce il triade color test dinamico flash. Te hai tre sfere, anima, mente e spirito, le metti insieme e dentro di te costruisci l'unità. Torni ad essere quello che sei sempre stato, la creazione. Sei tu la creazione. E siccome tu sei il creatore, fino a questo istante, inconsapevole di tutto ciò che accade fuori, una volta che tu dentro sei coeso, una volta che la tua parte maschile e la tua parte femminile si sono appiccicate insieme, fuori non avrai più problematiche di tipo politico, sociale, economico. La persona coesa, la persona integrata, non si ammala mai. La coscienza non è malattia, la coscienza è armonia. E il mondo felice non si costruisce con le marce, con le maratone di protesta, con le bombe in piazza, si costruisce con il tuo atto di volontà che hai semplicemente deciso dentro di te di guarirti dalla separazione, che è la malattia delle malattie. Nell'istante in cui tu unisci la tua parte animica, la tua parte mentale, la tua parte spirituale, tu sai di essere tecnicamente intoccabile. Nasce una problematica, ma i nostri governanti, poverini, poi cosa li mandiamo in pensione? Cosa ne facciamo? Loro non vogliono mica mollare. Allora, te capisci qual è il problema del nostro governante? Il nostro governante è uno che ha voluto fare governante, cioè è uno che ha voluto, in qualche modo, che ha creduto che attraverso la governance si sarebbe realizzato. Allora, chi è che crede di potersi realizzare governando? Una persona non animica, perché la persona animica, la parte animica è la cosa più anarchica che esiste. La persona animica ha consapevolezza di sé, sa che non esiste il bene e il male, sa che non esiste il ricco e il povero e non ha bisogno di prevaricare un altro perché l'altro sei te. Quindi non hai bisogno di distinguerti attraverso un ego gonfio. Vedi com'è ingrassato coso lì, poverino. Sì, Renzi. È gonfiato, ho detto che ti prende cortisone. Sei gonfiato. Per forza, occupa più spazio perché ha molti nemici. E allora, siccome lui vuole in qualche modo mostrare se stesso agli altri, occupa lo spazio, si ingrandisce, diventa sempre più grosso, così nessuno, quando passa, potrà non vederlo. Questo è uno degli aspetti dell'ingrassamento, quando te il tuo corpo diventa grande, grosso, perché te ti vuoi far vedere perché nessuno ti caga. Bene, lui, cosa ne facciamo di lui? Quando abbiamo per caso deciso di fare il mondo felice, cosa ne facciamo? Vi rendete conto che chi governa, chi è al potere, chi fa le cose, non è animico? Poverino, nessun problema, poi un giorno diventerà animico anche lui, un giorno farà anche lui tutto il cammino, il percorso di consapevolezza, quello che deve fare, eccetera, eccetera. Ma in una società del futuro, in una società pulita, come quella che è il mondo felice, dove felice non vuol dire ridiamo tutto il giorno, felice vuol dire armonico. In questo senso, come ce li mandiamo via questi qui? Gli abbiamo delegato il potere di tutto. Certo, non è che avessimo capito bene come funzionava.
un po' ci hanno fregato, ma un po' anche noi ci siamo fatti fregare, no? Questa è la sindrome di Vanna Marchi. Vanna Marchi è andata in galera, ma io avrei messo in galera anche tutte le persone che sono alle Vanna Marchi, perché una espressione di stupidità italiana più alta di quella non c'era. E te ti sei specchiato con Vanna Marchi. Certo, sei scemo da chi vai a farti curare? Da Vanna Marchi. Credi di essere malato da chi vai a farti curare? Da uno che è malato come te, ma ti dice che lui è il dottore. Te credi di avere una malattia e vai e ti scegli a specchio i dottori che ti dicano quello che tu vuoi sentirti dire. Prendi le cure di Bella, la cura di Bella. La cura di Bella c'hai, una cura strana, c'hai tanti pazienti, tanti che hanno la stessa malattia, tanti che sono stati messi in cura nello stesso modo, alcuni guariscono, altri no. E questo è il pretesto per dire che dallo Stato la cura di Bella non funziona. Nessuno ha pensato invece che ci fosse un'altra cosa che guarisse, la volontà del paziente di guarire. Te tamagni il bicarbonato e pensi che il bicarbonato faccia bene al tumore. Oh, e vedrai che il giorno dopo il tumore non ce l'hai più. Funziona così. Non è un problema di effetto placebo. I lavori scientifici sull'effetto placebo fanno chiaramente capire, io l'ho scritto anche, mi sembra, nel video 3, c'è la bibliografia, che i lavori pubblicati dimostrano che l'effetto placebo è reale e non è placebo, cioè non esiste, non è un inganno, è che te credi che quella cosa ti farà bene e automaticamente sviluppi delle endorfine nel tuo corpo che te guariscono. Tu sei il costruttore della tua malattia, tu sei quello che ti deve guarire. Se poi nella realtà virtuale il tuo cervello soffre di un problema di dualità, e cioè crede erroneamente che ad un'azione corrisponderà una reazione, cioè crede che per guarire deve fare qualcosa, non posso guarire senza fare niente, allora devo prendere una pillola. Sono convinto che la pillola mi fa guarire, ma la devo prendere per guarire. Va bene, il tuo cervello è ancora duale, ma nell'istante in cui tu sai che tu sei il creatore dell'universo e l'unica cosa che devi fare è acquisire consapevolezza di te, guarisci senza fare niente. Come quella signora che è andata a Lourdes e gli sono ricresciuti gli organi. Gli sono ricresciuti gli organi. Ma la medicina questo non lo ammette. E allora, siccome la medicina dice che di solito gli organi, quelli lì, della signora fegato, cosa, budella, va, gli sono ricresciuti. E nel giro di 24 ore ha sentito un grande caldo, un grande caldo, un grande caldo, e boom, e gli sono ricresciuti gli organi. Ora, che cosa fa la medicina? La medicina dice, no, questo non è possibile, quindi è stato un miracolo della Madonna. Ma la Madonna ce l'ha la mutua. Perché? Qual è il problema? Che se il medico ti dice, è stato un miracolo, ma perché non ti può dire, l'hai fatto te su di te il miracolo? Che sarebbe la cosa più corretta, anche se non è scritto su PubMed. Sarebbe la cosa più corretta, perché te vedi le cose, questo paziente è guarito in queste condizioni, questo è guarito in queste condizioni, questo è guarito in queste condizioni, cosa vuol dire? Vuol dire che si può guarire in quelle condizioni. Che cosa ha fatto questo paziente per guarire? Tutte le sere si è immaginato che il suo tumore diminuisse, l'ha immaginato nella testa e dopo 3 mesi non ce l'aveva più il tumore. È stato riassorbito. Ma che te riassorbi? Cioè, ora, se è chiaro, non è scritto su PubMed e quindi non è vero. Quindi, sì, c'è la bulimia del potere. La bulimia del potere è questa qui. Allora, voi sapete come è fatto il bulimico. Il bulimico mangia perché crede di avere fame e quindi gonfia. È una fame insaziabile, perché in realtà quello che lui crede di avere, il bisogno che crede di avere, è un bisogno di cibo. In realtà ha bisogno, che ne so, di affetto, però ha sconfuso queste cose, per cui continua a mangiare credendo che si sazierà. Chiaramente dopo aver mangiato ha sempre bisogno di affetto e quindi continua a mangiare. Il politico, non solo il politico, ma chi fa carriera, chi comanda, chi vuole andare in alto, chi vuole sempre fare la scalata all'Everest, siccome dentro di sé, quando si guarda allo specchio la mattina, si sputerebbe nel chiasma ottico perché inconsapevolmente sa di essere un cretino, però a un certo punto lui fa carriera,
dura 10 giorni, sono un ganso, ho fatto carriera, si riguarda allo specchio e la sua vera fame, cioè la consapevolezza che lui non ha, ce l'ha ancora quella fame lì. E allora ha bisogno di fare ancora più carriera, di andare avanti, di andare avanti, di andare avanti, di andare avanti, e si trovano queste persone che si trovano alla fine in posti di potere che non sanno assolutamente gestire, perché più vai avanti attraverso questa bulimia di potere, però devi avere anche la consapevolezza se vuoi comandare qualcosa o qualcuno. Questi si trovano, allora ecco che noi abbiamo questa lista di 20 personaggi che ci ritroviamo alla Italcementi, dopo la fanno fallire, l'anno dopo è alla Italia, dopo la fanno fallire, ma prima erano la Ferrari, ma l'hanno già fatta fallire, e sono sempre gli stessi, che tutte le volte che se ne vanno da una parte si prendono 2,5 milioni di euro di liquidazione. Perché se uno è stupido, è stupido. E sono mandati lì dal governo. Ma perché il governo ce li manda? Ce li manda perché non ci può mandare una persona seria. Due motivi fondamentali. Primo, perché non ce l'ha più le persone serie. Non ci sono più persone serie che comandano. Non ci sono più. Non ce le ha più. E questo non è un problema del governo, è un problema della nostra società. Nel mio dipartimento di chimica c'è rimasto un solo tizio poverino che fa della chimica organica. Eravamo il quarto dipartimento più importante del mondo quando io sono entrato nel 1969 in quel dipartimento, ora siamo il 400° posto. Chi comanda? È quello che scrive quelle lettere a cui vi dicevo prima, no? Allora, noi, questa gente qui, cosa ne vogliamo fare? Non ci dobbiamo fare niente. La rivoluzione che noi dobbiamo fare, l'unica rivoluzione che non abbiamo mai fatto, abbiamo fatto la rivoluzione storica, la rivoluzione sociale, la rivoluzione culturale, la rivoluzione armata, la rivoluzione religiosa, guardate quante rivoluzioni abbiamo fatto, e pensate che in Italia non ne abbiamo fatta nessuna di queste. L'Italia è uno dei pochi posti in cui non abbiamo fatto un cazzo di rivoluzione. Il motivo fondamentale è perché non possiamo fare la rivoluzione perché siamo nel mezzo del Mediterraneo e dobbiamo rimanere in mano al Papa e agli americani, che vogliono tenere questo territorio calmo e tranquillo. Quindi l'ISIS va a fare le sue bombe da un'altra parte, ma non le può fare in Italia, perché qui è l'entrata di quelle persone. E se vengono a mettere le bombe in Italia, chiaramente noi siamo costretti politicamente a rafforzare le difese. E non conviene a nessuno, non conviene a nessuno. Quindi il governo questa cosa la sa perfettamente e se ne fotte. Vi rendete conto che c'è qualche cosa che non va ai nostri governanti? Allora cosa, come ce ne liberiamo? Noi non ce ne dobbiamo liberare in un modo acritico e in un modo separativo. Noi dobbiamo fare la nostra strada. La nostra coscienza è dentro di noi. Acquisire consapevolezza di tutto quello che, per esempio, oggi, in questo frangente, vi ho detto, perché a Torino dirò altre cose, e capire semplicemente se vogliamo ancora vivere in questa società o vogliamo velocizzare il processo di acquisizione di consapevolezza andando verso quello che è il nostro mondo felice, dove noi prima di tutto abbiamo fatto dentro di noi insieme, abbiamo messo insieme anima, mente e spirito in un'unica driving force fortissima, dopodiché tutto si scioglie fuori. Quando la gente non va a votare, non è vero che non va a votare perché non se ne frega niente della vita politica, non va a votare perché ha capito che quelli non ti rappresentano più. Bene, continuiamo in questo processo di acquisizione di consapevolezza, non ci andiamo più a votare, nessuno va più a votare, e quelli si guarderanno in faccia e poi saranno costretti a fare qualcosa, a tornare a casa. Non si può più governare. Come Gandhi sostanzialmente aveva un atteggiamento di questo tipo, che era un atteggiamento non bellicoso con nessuno, non ammazzi nessuno, non ti vendichi con nessuno, ti metti lì, stai seduto, fai un sit-in, come è successo sostanzialmente in Argentina due giorni fa, e chi governa dice: porca puttana, e ora come faccio? Ecco, e la tua consapevolezza a onda si sparge in tutto l'universo, tenendo presente quello che è il concetto fondamentale del campo morfogenetico, cioè la tua coscienza è un'onda fortissima che produrrà nell'altro, anche se l'altro non vuole, consapevolezza anche in lui. Sarà una battaglia di coscienze,
Non ci possiamo attendere altro, ma questo è l'unico modo. Cosa devo fare domani? Costruisco una nuova onlus, faccio una nuova co, faccio un nuovo partito politico, se nata a volta, faccio che ne so, basta con questa roba, l'abbiamo già fatta, non funziona. Noi davanti allo specchio ci dobbiamo guardare e dire, ma lo voglio il nuovo Torrici, lo voglio veramente fare, lo voglio perché i miei figli me lo chiedono sostanzialmente e io magari crepo fra un po' di tempo e ai miei figli che cosa gli lascio? Altri 40.000 anni da vivere in questo schifo? Lo posso anche fare, lo posso anche fare, se ho consapevolezza di me scarsa lo posso fare, se io sono il direttore di un'industria che passa la sua vita inquinando perché non inquinando vorrebbe dire invece di guadagnare 100 milioni di dollari guadagnare 99, questo è lo spregio, allora vorrà dire che te non sai che quando te morirai i tuoi figli saranno già morti perché Bhopal o situazioni del genere saranno all'ordine del giorno. Te vuoi costruire centrali nucleari sul territorio italiano? Noi ci abbiamo già una spada di Damocle che è tremenda, che sono le centrali nucleari francesi, ma sono sicurissime. Sì, è un giorno che c'è un terremoto. In Francia non ci sono i terremoti. È un giorno che viene uno e che ti ci butta una bombetta. Non sono le bombette, i francesi hanno la guardia potente. È un giorno che un merlo gigante ti caga sulla centrale nucleare, uno stronzo di 3 tonnellate. Dice, ma è una probabilità. Quella probabilità è maggiore di uno. E noi ci siamo morti. Perché? La centrale nucleare può vivere in eterno, ma siccome qualcosa sul pianeta succede sempre, è chiaro che nell'istante in cui qualcosa succede sei irrecuperabile. Non è un rischio, è una certezza. O vogliono fare le centrali nucleari lo stesso? Perché ovviamente si tratta di una problematica economica. La problematica economica che comunque non ti svincolerebbe da quello che è il petrolio. Perché la politica del petrolio è quella di io consumo, gli americani, consumo il petrolio degli altri, il mio lo tengo per quando gli altri l'hanno finito. No, noi facciamo uguale. Noi ci abbiamo anzi i pozzi di petrolio nell'Adriatico, vendiamo il nostro petrolio alla EPROM russa, che poi ce lo rivende a noi a prezzo maggiorato. Ma siamo impazziti. A lei, a qualcuno dell'Eni, un calcio nel culo, non gliel'ha mai dato nessuno. Ecco, allora. Noi che cosa possiamo? Noi non siamo nessuno, noi non ci abbiamo le forze armate, noi ci abbiamo la coscienza, che è una cosa incredibilmente potente, ti autoguarisce. Quando tu sei cosciente e l'altro è cosciente, c'è un'onda, un suono, un respiro dell'universo, che poi vi dirò nel prossimo articolo a quanto vibra, 432 Hz, guarda caso. E noi possiamo fare questo, noi possiamo creare il mondo felice, però lo dobbiamo volere. La mia idea di oggi era dirvi, avete visto in che società viviamo? Avete visto 4-5 semplici esempi? Vogliamo continuare così a far finta di niente? Sì, non c'è nessun problema, perché tanto tutto finirà bene, però a me mi garderebbe anche, prima di crepare, vedere un po' il mondo felice, aver creato la giostra e farci qualche giro sopra, no? Per vedere com'è. È divertente, è una cosa meravigliosa. L'anima mi diceva nell'ipnosi, siamo venuti qui per giocare. E allora giochiamo, solo che per fare questa cosa ci vuole la volontà di tanti, perché non dico di tutti, perché gli altri poi si autoconvincono in qualche modo, perché noi stessi con la nostra coscienza li abbiamo portati in quella direzione. Se lo vogliamo fare, lo possiamo fare. Io sai cosa faccio? Nel mio piccolo lo faccio. Voi fate quello che vi pare, grazie. Se ci sono domande, ora lo faccio. Due domande. Prego. Ma io ho fatto il triade color test dinamico flash, ma l'ho fatto seguendo delle istruzioni registrate su un video YouTube, che sono le stesse istruzioni del suo articolo, semplicemente vengono recitate da una voce femminile. C'è una domanda, non è tanto sul test, è sul risultato. In pratica il video durava 20 minuti, ma alla fine del video ne erano passati di più, ne erano passati 30 o 35, ed è una cosa che ho accertato in vari modi, orologio, quello che era successo nel frattempo. Ma è successa questa cosa e cosa potrebbe significare?
Dunque, ci sono due o tre possibili approcci a questa questione. Parliamo di dilatazione del tempo o di contrazione del tempo. Quello che succede, da un punto di vista di spiegazione nota in letteratura e che anche Erickson tendeva a dare, era che quando si entra in un discorso di natura ipnotica o autoipnotica, un po' come è il triade color test, sostanzialmente, anche se si differenzia dallo stato ipnotico, ma lì ci sono tutte le definizioni, cioè possiamo anche sbattere perché sennò ci facciamo l'una. Lui diceva che in realtà si aveva una contrazione del tempo. Dal suo punto di vista, lui registrava in qualche modo i racconti dei soggetti, i quali vedevano che dentro di loro credevano che fosse passato a volte più tempo, a volte meno tempo. Lui non è che stesse a prendere il tempo, sì, vedeva che c'erano delle differenziazioni, ma a quel livello lì non era mai riuscito a comprendere bene e diceva: la contrazione spazio-temporale è una tua contrazione immaginaria, perché in quell'istante succede qualcosa per cui, qualcosa di non chiaro, per cui il tempo in qualche modo ti appare diverso, non è diverso, ti appare a te diverso. Quello che succede in realtà è che quando noi all'interno del triade color test facciamo questa operazione di fusione delle sfere, quell'ambiente lì dov'è? Dove sta il triade color test? Dov'è collocato nell'universo? È collocato nella zona dell'universo reale, cioè in quel punto che è poi, lo vedremo in futuro, uno zero point energy costruito e fabbricato dal nostro cervello. Cioè un punto dove tu sei al centro dell'universo. In quel punto non c'è né lo spazio, né il tempo, né l'energia. Più riesci a essere all'interno di quel punto, più non hai assolutamente più dimensione del tempo. Ma quello che può accadere qualche volta è che siccome sei tu il creatore dell'universo, tu dilati il tempo, o lo stringi, o lo allarghi, fai insomma quello che si può definire un miracolo temporale. A dimostrazione del fatto che sei te il creatore dell'universo. No, perché io in effetti ho fatto tutto la meditazione, il test, seguendo il video, e poi ho smesso subito. E il video teoricamente durava 20 minuti. Questa è la particolarità, perché l'impressione, certo, poteva essere più lungo, più breve, eccetera. Assolutamente, ma queste cose noi le abbiamo viste in ipnosi. Vabbè, in ipnosi succedevano delle cose meravigliose, delle cose che succedevano i miracoli. Erickson prende un medico, ce l'aveva con i medici, perché lui prendeva per il culo, perché diceva che i medici non credevano all'ipnosi. Allora un bel giorno prende un medico: chi vuol venire a fare i corsi? Chi vuol venire? Vengo io, tanto non ci credo. Venga, venga, lo fa sedere sulla sedia, lo mette in 30 secondi in uno stato di ipnosi profonda e poi gli dice: in questa stanza non c'è nessuno, vedi, in questa stanza c'è nessuno, c'è qualcuno? No, no, non c'è nessuno, benissimo. Invece c'erano tutti i suoi colleghi, c'era lui. Prende una persona, gliela mette davanti, vedi qualcuno? No, no, non c'è nessuno, lui aveva gli occhi aperti. Dietro questa persona c'è un orologio grosso così, glielo mette dietro e gli dice: vedi questo, cosa c'è qui? Lo tengo in mano, cosa c'è dietro questo? C'è un orologio. Ah sì? Che ore sono? E lui ha letto l'ora attraverso il corpo di questa persona. Cioè, in qualche modo, cosa succede? Che te sei il creatore dell'universo e te ti stai creando la realtà virtuale che pensi che sia quella giusta, quella corretta. Quindi se in quell'istante per te il tempo deve durare X, oppure per te non ci deve essere nessuno, te ci guardi nel mezzo, perché quello per te nel tuo mondo non esiste. Quello che fa l'ipnologo in quel contesto è dirti: guarda che non c'è nessuno, e siccome è la parte animica che è stata staccata, sclerotizzata, staccata dalla parte spirituale, che non ha idea del buono, del cattivo, della cisa, dello spetto, del mi fido di te, non mi fido di te, la tua parte spirituale sta dormendo, in qualche modo è stata messa a tacere, e quindi c'è la coscienza dello spirito, non c'è più quello che ti dice no è vero, no non è vero. La parte animica crede a tutto, e il tuo conscio è diventato ipnotista. L'ipnotista ti dice non c'è niente, la tua parte animica ci crede, e in quell'istante crea l'universo in cui te non ci sei. Nell'istante in cui tu stai facendo un processo di natura autoipnotica, che sostanzialmente è in parte il TCT, parte qualche meccanismo di questo genere e ti trovi con quei delay temporali. Ma non solo delay temporali,
accendi la televisione con la forza del pensiero. Io mi ricordo c'era una ragazza addotta che poi ha studiato psicologia e si è laureata prima nella triennale, poi ora lavora in un ospedale e fa la psicologa, e ha detto che aveva imparato più nelle cose che avevamo fatto che con tutti i 5 anni di studio a Firenze. E aveva litigato col ragazzo, erano in macchina, il ragazzo guidava e il ragazzo dice: il mio ragazzo è scemo, cioè tutte le volte che gli dico hai torto, lui per non sentirselo dire se ne va. Allora anche lì voleva aprire la porta dell'automobile e andarsene, e nell'istante in cui l'ha fatto si sono chiuse tutte le portiere e lui non è potuto uscire. Sono stata io, ha detto, sono stata io, perché gli era già successo un'altra volta. Il nonno, fammi vedere il TG3, e il nonno voleva vedere la trasmissione dei pacchi. Sai come sono gli anziani, no? Pacchi. E allora aveva preso il telecomando il nonno e l'aveva messo sulla trasmissione dei pacchi, e automaticamente la televisione andò su 3, tron, e il nonno, pacchi, trasmissione su 3, pacchi, su 3, alla quinta volta ho detto sono uscita dalla stanza, perché io non lo volevo fare, ma qualcosa dentro di me lo faceva. Quindi vedi che i fenomeni paranormali non ci sono, ci sono i fenomeni normali, solo che noi crediamo che siano paranormali. Siamo noi creatori dell'universo. Grazie. Un momento in cui insomma, si arriva a una massa critica della gente che non si sottopone più alle strutture del potere che si riproducono per sempre, e quindi il problema degli uomini è risolto, perché nessuno crede più, non so, all'istruzione religiosa, dell'istruzione, eccetera. Che cosa succede con gli alieni a quel punto? Hanno fatto anche loro un percorso di coscienza? Molto interessante questa domanda qui. Allora, la questione è questa. Che cos'è l'alieno? L'alieno sostanzialmente è uno specchio di noi che ci serve, che noi ci siamo fondamentalmente creati, ma non vuol dire che l'alieno è finto, perché noi creiamo tutto. Io sto creando voi e voi state creando me in questo contesto, così io creo l'alieno che mi viene a prendere, l'alieno crea me, al quale ha bisogno di prendermi la parte animica. Nell'istante in cui io comprendo che non ho più bisogno dell'alieno, perché l'alieno a specchio mi serve solo per capire una cosa che dentro di me non capivo, e cioè che io sono anima, mente e spirito e mi devo riunificare, a questo serve l'alieno, e per questo io inconsapevolmente mi permetto di venire da me e rompermi le palle tutta la vita finché non capisco. L'alieno, nell'unico istante in cui esiste l'universo, il presente, capisce anche che non ha, che io gli sono da specchio a lui, e che il mio compito è quello di ricordargli che lui ha sbagliato il percorso di acquisizione di consapevolezza. Ha sbagliato il percorso perché attraverso di me vuol prendere la mia esperienza, vuol fare di me il suo zero point energy, vuole non fare l'esperienza a lui, non prendere la martellata sul piede a lui. Me la dà a me e poi mi chiede che cosa ho provato. E deve capire che questa cosa non si può fare. Nell'istante in cui mi libero dell'alieno, perché ho compreso, l'alieno è costretto a scegliere un altro percorso, quindi io non vedrò più l'alieno, l'alieno non vedrà più me, io esco dalla adduzione e l'alieno finalmente si trova un altro percorso di consapevolezza. Ma quindi l'alieno che adesso influisce, diciamo, sui giochi di potere che ci sono sulla Terra, ha scomparso. Grazie. Prego. Si è parlato molto dell'origine psicosomatica delle malattie, ponendo enfasi soprattutto sulla parte psichica del fatto. Ma la parte fisica è davvero così trascurabile? Cosa ne pensa della dieta di guarigione, della dieta senza del metodo di guarigione della dieta senza muco del professore Arnold Eret? Ne hai mai sentito parlare? Dunque no, di questa ultima parte no, non ne ho mai sentita parlare. Però, quindi veniamo alla prima parte della questione. Il corpo è una cosa fondamentale, è estremamente importante, perché il corpo, come peraltro dice l'agnosi, no? Il tabernacolo della Santissima Trinità, è quel posto dove anima, mente e spirito possono vivere la realtà dell'esperienza virtuale. Perché negli altri livelli dell'energia, cioè
nei sei livelli superiori, se l'universo quantizzato è olografico ed è fatto come nella struttura delle video che ho scritto da qualche parte, negli altri livelli non c'è la massa, non c'è come ci appare qui, non si passa attraverso le pareti. E questo è fondamentale perché noi dobbiamo fare l'esperienza del solido. È l'istante in cui, nel settimo livello, la parte animica e la parte spirituale sono completamente staccate, mentre gli altri livelli non sono staccate, sono polarizzate fortemente, ma non staccate. Solo qui si vede la dualità del maschile e del femminile. Faccio per dire, è la prima dualità che mi viene in mente. Del sano e del malato, dell'acceso e dello spento. In questo contesto, quindi, dobbiamo fare l'esperienza in questo modo. In questo contesto, il corpo è veramente il tabernacolo della Santissima Trinità, cioè te te lo devi curare bene, perché attraverso questo cappottino che ti aiuta a fare da mezzo per comprendere come è fatta la realtà virtuale. Quindi non è vero che non ha importanza, tutta l'esperienza corporale è sostanzialmente importante, perché anche c'è da dire un'altra cosa. Fondamentalmente tutti i concetti separativi sono concetti sbagliati. Cosa diceva la coscienza in ipnosi o la parte animica in ipnosi? Diceva questo: io quando sono fuori dal corpo sono io, ma quando sono all'interno del corpo sono il corpo. Io sono dove abito, la mia stanza esiste perché ci sono io, se no non c'è. È una cosa che dico anche agli studenti, perché i fisici quantistici fanno fatica a capirlo, anche se i calcoli lo dimostrano chiaramente. Gli elettroni stanno negli orbitali. Gli orbitali sono zone di spazio dove si possono trovare gli elettroni. Bene, l'equazione d'onda dell'orbitale è l'elettrone. Quando tu descrivi un orbitale, hai descritto l'elettrone. L'orbitale e l'elettrone sono la stessa cosa. Se non c'è l'elettrone, non esiste neanche l'orbitale. L'orbitale esiste perché c'è l'elettrone. Tu sei in questo universo come casa, perché sei te questa casa qui. Quindi questo per dire è importante il corpo. Tutte le malattie sono di natura psicosomatica? Io direi di sì. Se volete vi posso dire per onestà che non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma certo al 99% ci credo molto a questa cosa qui. Perché? Perché ho visto regredire le malattie con la forza del pensiero, ho visto regredire i tumori con la forza del pensiero, ho visto guarire le persone da malattie genetiche con il TCT. Malattie genetiche della pelle, genetica. Te fai il TCT, torni a essere quello che sei, non uscivi più di casa da 10 anni perché avevi paura dell'agorafobia e quindi avevi un problema che la pelle ti segnala come barriera tra l'interno e l'esterno. Hai paura del contatto con l'esterno perché tu credi erroneamente che il corpo sia una barriera che separa l'interno dall'esterno. Invece il corpo è solamente un gruppo di fotoni che si sposta in questo universo. Sapete questi fotoni? Te non è che ti muovi nell'universo, come noi crediamo di muoverci, no? Sapete quegli striscioni con tutti i LED che fanno che si spostano le parole, no? Le parole non si spostano. Si spegne un LED da una parte e se ne accende uno dall'altra, così da darti l'idea del movimento. Ecco, la mia qui è tutto fermo. L'universo è virtualmente fermo. Io non mi sposto, io sono uno sprite, direbbe uno che si intende di computer, che si sposta all'interno di una memoria. Cioè, mi spengo dietro e mi accendo davanti. L'unica cosa che si sposta di me è la coscienza. E la coscienza è quella che crea il mio corpo. Questa è la realtà dei fatti. Quindi il tuo corpo è fondamentale, no? Quindi, questa donna aveva l'idea di una specie di psoriasi che le colpiva tutto il corpo perché lei aveva problematiche con il contatto esterno. Tanto è vero che stava in casa tutta la vita, non usciva più. Nell'istante in cui ha fatto il triade con l'orchestra e si è in qualche modo modificata all'interno di sé, trovando una settimana dopo subito lavoro, tra le altre cose, ha rifatto dopo qualche mese gli esami della malattia genetica e non ce l'aveva più. Geneticamente, capito? Funziona. Quindi diciamo che è trascurabile l'inquinamento esterno, non so, la dieta, quello che... Certo, certo. Allora, che cosa vi dico? Questo è fondamentale. Noi possiamo mangiare quello che ci pare. Possiamo. Però dobbiamo avere la consapevolezza di questo fatto. C'è qualcuno che nel mondo si nutre solamente di fotoni. Io ho visto questi filmati.
c'è anche un professore tedesco che è un fisico, un matematico, che ha provato questa cosa. Cioè, ci sono personaggi che non mangiano. Ha un'intervista ad un lama tibetano, l'hanno tenuto 6 mesi all'ospedale di Bangalore per vedere cosa succedeva. Lui non mangiava, ma era un po' magretto, sapete come sono questi yogi indiani, no? Un po' così. Non è che facevano i 100 metri in 10 secondi, però viveva questo signore qui bello tranquillo. Ma per fare questo bisogna essere consapevoli di sé. Facciamo un esempio semplice. Io ho il vegano totale e un altro vegano totale. Il primo vegano totale, dopo 10 giorni, un mese, muore. L'altro vive. Che differenza c'è? Nessuna. Uno ha fatto il vegano solo perché era di moda, non ce l'aveva capito un cazzo e quindi, non avendo coscienza di sé, è morto. È tutto lì il problema. Allora, è vero che noi dobbiamo lottare per un mondo felice e nel mondo felice non ci sarà nessun tipo di inquinamento. Ma è anche vero che mano a mano che capiremo che non ci vuole nessun tipo di inquinamento, mano a mano che faremo l'esperienza del cambiamento di alimentazione, mano a mano che arriveremo in fondo, alla fine dell'esperienza avremo capito una cosa che vale per tutte le esperienze, che alla fine dell'esperienza hai capito che l'esperienza non ti serve a niente. Alla fine di questa esperienza avrai capito che nel mondo felice credo che non si mangerà. Incredibile, eh? Io avrei parecchie domande, però non posso ovviamente... Prego. No, eventualmente posso mandargliele per email? Certo. Bien sûr. So, se vuole, intanto io ne faccio una. Sì. Spero che... Io chiedo scusa perché io... Cioè, ho un po' di difficoltà con la fisica. Ah, anche io. C'è qualche cosa che non mi torno, le faccio questa perché è quella che... Sì. Se il tempo non esiste e il passato e il presente sono copresenti con il presente... Sì. Come fa il militare israeliano a parlare dal futuro? O, no, mi scusi, l'ha sentito? Sì, 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 perfetto. Oppure la signora a trovarsi nella base di Aviano quando c'erano quattro capi, cioè nel passato, sì, sì, quando certo. C'era dote nel portale del passato. Certo. Certo, certo, il modello è dunque. Magari hanno già fatto questa domanda. No, no, ma è, sì, mi sembra di sì. Ma se ormai fate. Dunque, non è facile a capirsi questa cosa, perché la fisica quantistica ha questo problema: che concettualmente il nostro cervello non è proprio abituato a concepire questa cosa che è veramente complicata. Il passato, il presente e il futuro non esistono, nel senso che esiste solo un presente continuum, cioè esiste un passato che è copresente con il presente, che in questo momento esiste nel presente, quindi io mi posso spostare nel passato andando indietro nel tempo, ma che non è andare indietro nel tempo, è una virtualità questo, cioè io vado in un'altra stanza, la stanza di là dove c'è scritto passato, è di là ma l'ho identificata come passato, oppure vado nel futuro, è di là e vado nel futuro, ma sono sempre su una timeline che è nel presente. Questa timeline del presente in fisica si esprime con il fatto che il tempo è circolare. Se il tempo è circolare, non c'è una freccia del tempo che va da destra a sinistra, dal passato al futuro, ma questa linea è isocrona, cioè questa linea al massimo nell'universo in espansione fa così, si espande, si espande, si espande, si espande, ma ce n'è una sola. Quando c'è questa, non c'è questa, non c'è questa, non c'è questa, che ci sarà dopo, 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 dopo. Dopo lo dico io, ma dopo non ha senso, perché il tempo in quell'istante è sempre lo stesso. Quindi si espande la linea, ma in realtà il tempo rimane sempre lo stesso, questo da un punto di vista di calcolo. Per quando io dico vado indietro nel tempo, non vado in realtà indietro nel tempo, perché esiste solo il presente. Il presente è legato al mio video interno, che ho nella mia testa. Il centro degli assi sono fatti qui, è qua, qui dentro. Quando io dovessi prendere una macchina volante strana e andare nel passato, non sto andando nel passato, sto portando il presente con me in quello spazio-tempo che, se sto fermo qui, è il passato. Quando vado e lo porto con me, io porto sempre con me il presente. Quindi non è che posso incontrare, faccio per dire, me giovane.
perché sullo spazio-tempo la mia coscienza è qui, 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 qui o qui o qui, ma in un punto solo alla volta. E nel punto in cui sono, in quell'istante, in quel momento, c'è il presente. Non è chiarissimo, lo so. Ma se io dovessi tornare indietro nel tempo e... Portare cioè il mio presente virtualmente indietro nel passato. Supponiamo nel 1960. Sì. Cioè, io rivivrei quello che è stato il passato. Cioè, no. Potrei andare a Woodstock, non lo so. Cioè, sì, sì. Concetto, allora, certo, c'è un concetto fondamentale. Io porto con me il presente, quindi io torno indietro in quel passato, e è un passato che corrisponde al mio presente, quindi io lì non ci sono più. Perché io nel frattempo sono diventato vecchio, quindi torno nel mio passato, ma torno da vecchio nel mio passato, non è che ringiovanisco. No, sì, questo lo mi è chiaro, però volevo capire se potessi fare questo, la sequenza degli eventi rimarrebbe quella. No, la sequenza degli eventi rimane quella, nel senso che io vado nel mio passato, faccio tutta una serie di altre cose, torno nel mio presente. Ma siccome la timeline è sempre sul presente, quello che ho combinato nel passato ha poco a che fare in qualche modo con questo presente, perché io ho portato il presente con me, cioè è come se io avessi modificato il passato che è diventato presente in qualche modo. Questi esempi si fanno più facilmente con gli elettroni e con i fotoni, che fanno delle cose strane, ma ne fanno una cosa sola, e quindi è più facile vederlo in qualche modo. Lascio il microfono. Ok, grazie. 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 Devo avvisare che abbiamo circa 15 minuti di tempo, quindi mi dispiace se non riusciremo a fare tutti, sono questioni di teatro, dobbiamo liberarlo. Prego. Ok, volevo farti una domanda, Corrado, sì. Riguardo a quello di cui stavi parlando prima, del fatto di delegare e non delegare. Sì. Quando ero piccola, che capivo un pochino più di adesso, cioè adesso magari molte cose le ho riscoperte, e quando ero piccola invece mi erano molto più familiari, no? E, oddio, che imbarazzo. non mi ricordo. Pazienza. Nel passato, in realtà, non è possibile che te, quando eri piccola, avevi le idee più chiare di quelle che hai ora. Non è così. Ora sai che le idee che avevi da piccola erano più semplicistiche e quindi richiedevano meno problematiche. Ora che sai che ci vogliono più problematiche, sembra che il discorso sia più difficile, ma semplicemente perché ti rendi conto che hai fatto un passo avanti e che le cose sono molto più complesse. Quindi non è una confusione mentale, è un arricchimento che ti hai fatto nel passaggio della tua vita. Sì, però man mano che andavano avanti le cose, no? E io capivo che dovevo capire tante cose, me ne rendevo conto. E magari avevo cominciato un percorso mio personale, cominciavo a interessarmi di tante discipline e mi rendevo conto che era complicato, no? E allora parlavo tra me e me, che allora forse ero molto più collegata con la mia coscienza, e c'è una cosa che mi dicevo, ma cioè, per arrivare al bandolo della matassa bisognerebbe capire tante cose, no? E qui invece chi le fa queste cose? Chi le fa? E a un certo punto la mia coscienza mi aveva risposto, non ti preoccupare, questo lo fa un altro, tu farai altro. Però qui cos'è, la mia coscienza che mi ha dato una risposta sbagliata, perché non bisognerebbe delegare, oppure il fatto è che tutto si gioca nel reale e non nel virtuale, e quindi noi ci siamo già dati un pochettino dei ruoli. Sì, noi ci siamo dati dei ruoli. Noi all'inizio del film, che è la nostra esperienza, abbiamo deciso di recitare i nostri ruoli. Io ho deciso prima, sicuramente, di venire qui, di fare questo tipo di vita, avevo deciso, me ne sono reso conto poi, sempre di più verso la fine, che all'inizio non me ne rendevo conto, che ero io che volevo fare questa cosa qui, e avevo deciso di farla. E c'è un discorso che è legato al fatto che altri hanno deciso di recitare altre parti di questa situation comedy,
E se io un giorno mi incontro con uno che mi dà una coltellata, quell'altro sono in parte sempre io, da un punto di vista coscienziale, quell'altra parte di me che ha deciso di fare l'esperienza dell'accoltellatore e io ho deciso di fare l'esperienza dell'accoltellato. Io non posso fare tutte e due le esperienze, perché l'unico modo per farlo è di dividermi in miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di esseri umani e a ognuno gli faccio fare un pezzettino. Perché così è vero che tutta la coscienza fa tutta l'esperienza, ma ogni pezzettino di coscienza fa un pezzettino. Le due visioni sono la stessa visione dell'onda e della particella. La particella è un pezzettino di coscienza che ha dentro di sé tutte le istruzioni della coscienza, ma che non lo sa, e è convinta di fare solo la sua vita. Invece tutta la coscienza non ha coscienza di uno, di sé, di Giuseppe, di Giovanni, di Francesco, ha una coscienza confusissima su tutto, però fa tutto insieme. In qualche modo questo concetto di onda e di particella è valido sia l'onda che la particella. Noi dobbiamo imparare ad essere e onda e particella, cioè sentirci nella realtà reale, realizzati, e nella realtà virtuale contemporaneamente. Questo è l'aspetto anche del mondo felice. Nel mondo felice non ci sarà una realtà virtuale eterna, cioè noi non moriremo mai. Noi non moriremo mai, ma non perché siamo diventati immortali, ma perché siamo eterni. E in quell'istante noi, come realtà reale, giochiamo con la giostra solita che ci teniamo in vita perché ci vogliamo giocare. Ma con la realtà reale, noi siamo la coscienza e siamo tutto, non abbiamo più bisogno né di nascere né di morire, perché abbiamo fatto delle esperienze. Ma siamo contemporaneamente onda e particella. Io mi sento contemporaneamente Corrado Malanga e mi sento anche contemporaneamente tutti voi. Viceversa, voi uguale. Questo, da un punto di vista di fisica quantistica, vuol dire l'universo è un ologramma. All'inizio questo ologramma è fatto di tanti pixel. Ogni pixel contiene le informazioni di tutto l'ologramma, benissimo. Però se te guardi un pixel piccolino, vedi un quadrettino, non si vede niente, perché il segnale, il rapporto segnale-rumore di fondo è a sfavore del sistema. Alla fine, quando ogni pixel ha preso consapevolezza e coscienza di sé, l'ologramma è sempre lo stesso, ma quando vai a fare lo zoom su ogni pixel, il pixel non perde di definizione, cioè c'è tutto l'ologramma dentro, comprensibilissimo. Noi siamo tutto l'ologramma e ogni pezzettino piccolo, non c'è più nessuna differenza tra onda e particella. Quindi in realtà la tua coscienza non ti ha dato una domanda giusta o una domanda sbagliata, ha tentato con i mezzi che aveva di farti, secondo me, capire che noi siamo tutte e due le cose, siamo fondamentalmente la onda e la particella. E così non siamo neanche la domanda giusta e la domanda sbagliata, perché il giusto e lo sbagliato lo decidiamo noi. Non so se ci avete mai pensato. Noi abbiamo un problema da risolvere. Quale sarà la soluzione? Quella giusta o quella sbagliata? Nell'istante in cui noi decidiamo che la soluzione giusta è questa, abbiamo anche deciso che quella sbagliata era quell'altra. Quindi la dualità ancora una volta non esiste. Delle cose, no? Sto studiando e ci sto provando, non è facile, ti ascolto a colazione, a pranzo, a cena, poi leggo anche i tuoi libri, ma no. Però dopo riprendo ad ascoltare le conferenze perché così li digerisco meglio, no? Comunque, poi ci sono delle cose che mi sembrano aver capito e poi invece no, non ho capito. Anche a me mi fa così. Ma delle piccole cose, cioè, dico cavolo, mi perdo, cioè, magari capisco un concettone e poi un concettino, mi scusi. Ma noi ci comportiamo come i fotoni? Sì. Noi siamo fotoni? Sì, sì, noi siamo parte di esiste, la materia è solo fotoni, non c'è altro. I fotoni che si collegano insieme agli antifotoni e creano la materia, quindi gluoni, leptoni, quark, tutto quello che ti pare. Quindi siamo fatti di luce. Ah, questo diceva la New Age, mi tengo i brividi tre volte. Sì, perché un conto è dirla così, un conto è dirla con cognizione di causa, che è tutta un'altra cosa. E come al solito è la consapevolezza, perché se te la stessa cosa la dici con una certa consapevolezza, hai un'idea di cosa vuoi dire e ti fai capire. Quando non sai cosa dici, l'altro ovviamente da te non capisce niente. La materia è fatta di fotoni e di antifotoni che si mettono insieme in un modo preciso e creano così, per esempio, gli elettroni. Un elettrone è fatto di un fotone e di un antifotone, un quark è fatto di un fotone, un antifotone e un fotone, per esempio.
Un gluone è fatto di due fotoni collegati in modo diverso, strutturati in modo diverso, ma sostanzialmente con questo giochino che ti metti lì e vedi che noi siamo fatti di materia. E l'antimateria? L'antimateria è fatta di antifotoni al posto dei fotoni e viceversa. E non cambia niente, quindi sia la materia che l'antimateria sono fatte tutte e due di fotoni e di antifotoni. Non il concetto fondamentale alla Santilli, che è un matematico importante, che dice che l'antimateria è fatta di antimateria e la materia è fatta di materia. Non è così. Fotoni e antifotoni, come c'è scritto nel mito, perché poi nel mito c'è scritto tutto, il raggio si divide in due, si crea la luce e l'antiluce, e da lì nasce il duale. C'è scritto negli antichi testi ebraici su come Dio ha creato il mondo, sostanzialmente. Quindi, che dire, noi siamo luce, strutturata in un certo modo, ma sostanzialmente pensate che nell'universo esistono due cose, che in realtà è una sola, perché il fotone e l'antifotone interconvertono tra di loro a una velocità che è superiore ai tempi di Planck, cioè al di sotto dei meno dei 10 alla meno 44 secondi. Tutto quelli che il dito non si vede, ma è dappertutto? Ecco, noi siamo in grado di vedere solo quando il dito è di qua, acceso. Fate conto acceso spento, in rapida movimento, vedi solo acceso. Dall'altra parte, nell'altro universo, vedono solamente spento. Ecco, funziona così. Ed è possibile, man mano che si comprendono le cose, ricordarsi come ci siamo comportati all'inizio di tutto, quando i fotoni hanno deciso di dare origine? È possibile? È possibile perché nell'istante in cui noi abbiamo... Certo che è possibile, ora me lo sono anche ricordato. Ah, ecco. Sì, e sì. Quindi il saismo. Certo, okay. E da qui si capisce una cosa fondamentale. Allora noi ci possiamo chiedere, te cerca di ricordare che cosa succede. Tu sei coscienza integrata e guardi e vedi cosa succede. E vedi che prima non c'era niente, cioè c'era la coscienza, del tutto inconsapevole. A un certo punto, per puro culo, perché non si può dire in nessun altro modo, si è creata la virtualità, e la virtualità si è creata nell'istante in cui la coscienza si è divisa in due. Non dobbiamo credere al fatto che la coscienza si sia divisa in due perché voleva fare un percorso di consapevolezza, voleva studiarsi, voleva capire chi fosse, e quindi aveva bisogno di dividersi in due perché ognuno dei due pezzi avrebbe guardato l'altro. Ma no. Non c'è stato un atto di volontà all'inizio? No. C'è un fotone che ha deciso, facciamo così? No. Ah, okay. Perché l'atto di volontà è qualcosa che è nel mondo virtuale. Nel mondo reale non c'è nessun atto, non c'è niente. Ma la coscienza poteva fare una sola cosa: o stare ferma e non fare niente, e allora non eravamo più a parlarne, oppure dividersi in due. L'ha fatto. Grazie mille. Prego. Ultima domanda, scusate. Buonasera, sono Diego. Allora, io mi occupo di progettazione, mi occupo di design, e più volte nelle sue conferenze ha detto che chi è anima è molto creativo, musicisti, ballerini, artisti. Ha detto anche che chi è anima non gliene frega niente dei soldi, non gliene frega niente di queste cose qua. Allora, nel mio mondo io vedo molti professionisti che sono obiettivamente molto bravi nel fare le cose, parlo, che ne so, di oggetti molto utili o di architetture che sono molto belle da vivere, come studenti, come lavoratori, in qualsiasi modo. E per questo vengono anche retribuiti, spesso anche molto bene. Come la vede questa cosa? Cioè, c'è una discrasia, c'è un qualcosa che non torna, il fatto che ci siano delle persone animiche, creative, molto brave, che vengano anche molto ben retribuite? Sì, ovviamente. Qual è il problema? Il problema è che in realtà i problemi sono due qui. Le questioni sono due. Ora che noi abbiamo compreso come il denaro è qualcosa che hanno inventato sostanzialmente i ricchi, non so se ci avete mai pensato, pensateci un attimino perché c'è qualcosa che non torna. Sì. Sì, la diventate ricchi, no? Bene, ma questo l'ho già detto a Roma, non lo voglio ripetere.
facendo vedere qual era il processo. Ci sono, e quindi noi lo dobbiamo eliminare e lo elimineremo con il tempo se vogliamo fare questo percorso e vogliamo andare al mondo felice. Se non lo vogliamo fare, si eliminerà da solo il denaro. E quindi io faccio qualcosa in questo universo, l'universo mi paga. Mi paga nel modo con cui l'universo sa farlo, cioè la società mi dà del denaro. La società ti dà quello che ti può dare. Se tu vai da un povero disgraziato, un poveraccio, il poveraccio ti vuol fare un regalo, ti invita a cena, che è un poveraccio. Te vai a una onlus di ricchi del Rotary e ti danno i soldi. Cioè, ognuno ti dà quello che è l'immagine di se stesso, sostanzialmente. Il ricco ti dà i soldi, ma ti potrebbe anche invitare a mangiare. Ma no, ti dà i soldi perché pensa che invitarti a mangiare non è niente. Invece i soldi sono tanti, quindi a considerazione dei soldi, se ti vuoi fare un regalo ti dai soldi. In questo contesto nulla di male c'è oggi, in questo contesto, a fare un lavoro ed essere retribuito, perché devi vivere in una società in cui il denaro ha ancora una certa importanza, primo aspetto della questione. Secondo aspetto della questione, c'è creatore e creatore. C'è il creatore giapponese che viene, che ti guarda, ti copia alla perfezione, migliora anche le tue cose, ma è una copia. E c'è il creatore diverso, il creatore vero, il quale fa una cosa e non l'ha copiata da nessuno. L'hai fatta te per la prima volta. Oppure l'hai fatta ma ci hai messo quella coscienza, quell'anima, quella cosa, che quell'oggetto, quando viene preso in mano da un altro, ti dà quella sensazione, come se portasse la memoria della tua parte animica dentro. E invece ci sono tanti oggetti che sono belli, estremamente interessantissimi, ma che non ti danno questa reazione qui. Te vai a sentire un concerto al pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli, suonava perfettamente Liszt, lo ripeteva a memoria, però era noiosissimo. Invece vai a sentire Bollani, è tutta un'altra storia. Vengono pagati tutti e due. Sì. Un'altra domanda. Io la seguo dal 2012, quindi tutte le varie simulazioni alla fine di CPDF, e poi le cose sono cambiate parecchio. Mi chiedo una cosa. Io sono tanto, tanto curioso e mi piacerebbe andare a curiosare in tutti quei mondi che, se vogliamo, appartengono agli alieni, no? Un po' quello che diceva lei, sì, il motivo per cui l'ha, sì, portata a fare queste ricerche, sì, cioè andiamo a vedere e imparo, sono curioso. Si può andare a visitare senza essere toccati, in, certo, qualche modo? Certo, certo che si può, almeno secondo me si può. E nell'istante in cui uno fa questa esperienza, comprende, dopo che l'ha fatta, che non serviva a niente. Però, giustamente, l'ha fatta. Tutte le esperienze, lo dicevo anche prima, che sono importanti, noi le dobbiamo fare solamente dopo che comprendiamo come non servono a niente, comprendiamo, cioè, che l'avevamo già dentro di noi questa esperienza. No? Però il trucco è che la devi fare. Devi entrare nel labirinto, che è la rappresentazione del tuo percorso inconscio, andare al centro del labirinto, che è la rappresentazione del trovo me stesso, e nell'istante in cui ho trovato me stesso, il labirinto scompare e la mia coscienza mi ha detto, quando io gli ho chiesto questa cosa, ecco perché io gli ho detto, e ora che sono all'interno del labirinto, che ho capito tutto, devo tornare indietro. La mia coscienza mi dice, no, non si torna indietro. Pum! Ed è scomparso il labirinto. Ero fuori. Ero fuori perché non ero mai entrato dentro. Non ero mai entrato dentro perché il labirinto l'avevo costruito io mentalmente. Perché credevo che bisognasse fare un percorso di entrata all'interno del labirinto. Nell'istante in cui ho fatto questo percorso, sono entrato dentro di me e sono arrivato al centro del labirinto, la coscienza mi ha detto, ora hai fatto l'esperienza e ora vedi che l'esperienza non serve a niente, anche perché il labirinto non c'è, era una tua creazione. Ci sono rimasto un po' male, però è stata illuminante quella cosa lì. Sì, si può fare. Il Triade Color Test dinamico flash permette di acquisire la coscienza necessaria per farlo. Tu sei la tua coscienza e chiedi alla tua coscienza di andare e vai. Quindi
come se facessi su di me una meditazione. Assolutamente. Come credete che funzioni i remote viewer? Funzionano così. Vi faccio un esempio. Nel prossimo lavoro, che ho quasi finito e che spero alla fine del mese di pubblicare, ho riportato una letteratura interessante di un lavoro scientifico che si chiama Paradosso di Einstein, Rosen, Podolsky, mentale. Al di là del titolo, che può essere molto complesso, cosa fanno questi ricercatori? Sono neurofisiologi. Prendono un po' meno di 40 persone e le trattano due a due, nel senso che hanno due stanze, le mettono una nella stanza A e l'altra nella stanza B. Collegano tutte e due queste persone, che sono isolate tra di loro, a un elettroencefalografo, un apparecchio per fare l'elettroencefalogramma. Come cazzo si dice? Bene. Uno dei due soggetti gli fanno veramente l'analisi, quindi gli sparano le luci negli occhi, gli fanno sentire i suoni, gli danno il pungolo con l'ago e così via, e gli registrano l'elettroencefalogramma. L'altro soggetto viene lasciato a se stesso e gli si dice semplicemente di collegarsi mentalmente col primo soggetto, che lui manco conosce, che però sa che è nell'altra stanza, e registrano l'elettroencefalogramma. I due elettroencefalogrammi sono alla fine sovrapponibili. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dentro di te tu ti sei messo nelle condizioni di guardare nella testa dell'altro. Tu sei diventato l'altro. Perché all'interno della testa c'è questo zero point energy che è legato, secondo il mio modestissimo punto di vista, alla pineale, alla pituitaria e alla carotidea, che producono tre oggetti di forma toroidale che producono all'interno un punto di energia zero, cioè all'interno di te sei al centro dell'universo, e siccome c'è un solo zero point energy, da quel punto te puoi vedere tutto quello che ti pare. Capisci che se ci sono due cervelli che hanno le stesse caratteristiche di spazio, di tempo e di energia, quello per l'universo non virtuale e non locale sono lo stesso punto, quindi tu senti le sensazioni di un altro. Questo è un esempio. Per cui te vuoi andare, in questo momento vuoi essere su Alfa dei Centauri, ci sei. Mano a mano che lo fai ti viene meglio, perché non è banale, insomma. Certo, lo scienziato del CICAP potrebbe dire, beh, non viene nessuno a controllare che te sei stato, certo, però nelle due stanze purtroppo ci abbiamo controllato, mi dispiace per lo scienziato del CICAP. Grazie.